Buonasera a tutti, benvenuti alla settima sessione di Luna Piena Sangue Freddo. Abbiamo qui i nostri integerrimi giocatori. C'è Orso, Buonasera. Baracco, che saluta con la manina, e Ross. Salve. Salve a tutti. Allora, nella scorsa sessione cosa è successo? I nostri personaggi, Baracco come ride, i nostri personaggi si sono recati in Umbra nel palazzo della Greenswall, come ormai è stata ribattezzata, Grisual, Greenswall, c'est plus facile. se più possibile, e hanno notato una intensa attività dei ragni della Weaver. Si sono fatti strada a forza di artigliate e mozzichi finché hanno incontrato una lieve resistenza da parte di questi ragni. Dopo averli sgominati, sono giunti a un posto nel quale sembrava esserci un nido, un bozzolo, qualcosa di più grosso, che però era vuoto, e si sono dedicati a staccare tutti i cavi, tutte le ragnatele che collegavano in Umbra questo palazzo all'esterno. Non è chiaro cosa ci fosse dentro a questo bozzolo, dentro questo nido o comunque a questa zona centrale più fitta di ragnatele. Sta di fatto che poi si sono messi ad aspettare l'incontro che doveva avvenire a mezzanotte con Katherine Krause, la CEO della Green Soil Pharmaceutics. 5 More Minutes e Double Cross sono rimasti al piano di sopra, mentre Cogwheel è rimasto giù finché non c'è stato un cambio al clerk che seguiva l'accoglienza del palazzo. È arrivato uno strano uomo vestito di grigio che, quando parlava, emetteva dei rumori statici, perlomeno da chi sentiva dall'altro lato del guanto. E a mezzanotte meno poco sono arrivati prima i facenti parte del consiglio di amministrazione della Greenswall, e poi I è arrivata capitalisti. i capitalisti, e poi è arrivata anche quella che si presume essere Katherine Krause, perché comunque è l'unica, non l'avete mai vista, ma è l'unica che hanno aspettato prima di far partire questa riunione. Lei è passata davanti a Cogwheel, Cogwheel l'ha esaminata e ha effettivamente potuto constatare che non sembrava respirare, era pallidina e quindi ha detto: ok, carne morta. Lei è salita al piano di sopra con due gonzi. C'erano due gonzi di sopra che l'aspettavano all'ingresso della sala riunioni, e lei con i quattro gonzi sono entrati dentro. I nostri beniamini hanno deciso di scendere al piano di sotto, sempre in Umbra, con il buon Cogwheel che, con sensi della penombra, riusciva a vedere dall'altra parte. Arrivati al piano d'ingresso, al piano terra del palazzo, hanno visto che non c'era più solo il addetto all'accoglienza del palazzo, c'erano altre due figure. E qui noi riprendiamo la nostra beneamata sessione con Cogwheel, 5 More Minutes e Double Cross, che intanto recuperano la loro volontà basata su autocontrollo o fermezza, quello che avete più alto. E la vostra furia, io direi che a come siete messi adesso. Bene. Io ero uno. Uno. Ok, possiamo alzarla a due perché comunque è una situazione di tensione. Mentre 5 More Minutes, che è a 5, la teniamo a 5, Sono già ok? abbastanza teso, Sei già diciamo. abbastanza teso e incazzoso. E Una quindi corda di violino. una corda di Esatto. violino. E quindi, senza ombra di dubbio, ci spostiamo senza ombra. Non lo stavo per dire, ma non ho osato. L'abbiamo pensato tutti. Io, voi lo Comunque. pensate, io lo dico. Ci spostiamo all'ingresso nella lobby, o meglio, voi siete fisicamente in Umbra nella zona che rispecchia la lobby con questi tre simpatici signori. E ditemi che cosa fate. Allora, appunto, io volevo sapere. Dunque, sono in tre. Uno è il portiere di notte che è arrivato. Che è arrivato Uno poco mi fa. sembra un barbone, e Yes. l'altro. L'altro sembra vestito più o meno come il portiere, magari un pochino più casual, meno
meno formale, se così puoi dire, e tieni in mano un quotidiano. E sono disposti praticamente a cerchio, tra virgolette, stanno parlando tra di loro. Ovviamente tu senti solo una serie di suoni statici che ti impediscono di comprendere. Da tutti e tre. Se posso. Prego, Alfa. E chiaramente quando noi siamo scesi, immagino comunque, io ti avrei subito chiesto, descrivici la situazione, quindi comunque immagino che ci descrivi quello che ti ha descritto. E c'era solo, e in realtà lo scopro io adesso che sono in tre. Esatto. Io vi dico che erano solo in uno quando siamo scesi. Una volta che arriviamo lì, mi vedete proprio che cambio espressione, mi avvicino all'ingresso, mi guardo attorno, e dopodiché, facendovi cenno così, vi dico di arretrare. Perché l'altra volta il tipo mi era sembrato che mi avesse sentito, quindi prima di parlare arretro col resto del branco e gli dico: prima ce n'era solo uno, ma adesso sono in tre gli stronzi. Due che si assomigliano, sembrano due, ma che ne so io, due tipi. E uno invece che sembra un barbone. Hanno tutti il giornale, aspetta un attimo. Torno lì. Si vede la data del giornale? Sì, è la data di oggi. La data di oggi, ok. Solo uno ha il giornale, eh. Ah, non anche il barbone? No, solo quello vestito normale. Okay. Niente, allora. Niente, ho controllato un paio di cose. Loro sono qui, perché altrimenti potrebbero sentirci. L'altra volta che vi ho gridato contro, cioè che vi ho gridato, ho detto cose, il tipo sembrava avermi sentito o percepito in qualche modo. Ma se loro sono qui, significa che non sono da altre parti. Double cross si spiega. Cosa ha detto? Potremmo andare a sud. Certo, capo. Un giro verso il Teurgo. Spiegaci. Hanno lasciato chiaramente scoperto la zona sud della città. Potremmo fare un raid lì, ora che non ci aspetta nessuno. Tu sai che il Cairn... Okay. Sì. No, dunque, sono qui. No. Allora potremmo, dici tu, capo, gli saltiamo fuori. Sono posti in cerchio che stanno discutendo. Gli saltiamo fuori in mezzo, alle spalle, da fuori. Che battaglia facciamo? Ovviamente, questa domanda viene fatta a una run con 5 a furia, con una indole un pochino violenta. Che ha dei trascorsi, allora, con la Weaver. Che non gli gira, che la Weaver non la odia molto. Allora, se non fosse che noi per passare dall'umbra al mondo materiale, bisogna farlo tutti insieme, immagino. Io ero già passato. Quindi, già dall'altra parte. L'ha detto, esatto, se fosse possibile fare in autonomia, diciamo, sarei già passato. Quindi l'ha detto è sempre Cogwill, no? Quello che ha fatto il rituale e che dovrebbe rifare il rituale. Quindi io proprio ti stringo una spalla. Oh. Ovviamente siamo in forma tutti omi adesso. Sembra tutti omi. No, eravamo in glabro. Eravamo in glabro. Mi dispiace per la tua spalla. E stringo la tua spalla. Un po' ti faccio male, credo, glabro. Suppongo, perché la faccio con certa forza. Facci passare. Subito, certo, però mi serve la spalla per farlo. Grazie. Ti lascio la spalla. Capo, quale... ce n'è una a testa. Quale vuoi? Io inizio. Cos'è questo? A fare la danza. È chiaramente la danza che apre l'ombra. Quindi scusate con lui, indicando Cogwill, però no, adesso scusa, domanda, questa cosa qua di saltare dall'altra parte lo fate nella stessa stanza dove si trovano loro? Sì. Ci sono altre persone, ecco una cosa, sono altre persone oltre a loro, non è che... no, cioè, allora, voi non le vedete, Cogwill vede che ci sono solo loro, al massimo siamo abituati ad attaccare in maniera precisa senza fare troppi danni collaterali. E vi ricordo, perché ve l'ho detto la volta scorsa, che questa stanza di per sé è guardata dalle telecamere.
Sì, ah, già. Però mm-hmm. i monitor sono sullo stesso bancone dove vi trovate. Sì, sì. Cioè, però... Quindi non è che qualcuno vi sta guardando da un'altra parte, siete lì. Certamente, però questa stanza qui di per sé è guardata. Mm-hmm. Mm-hmm. Di sopra è guardata anche l'aula, sì. lì, la sala dei cosi, sì, ma non è guardato invece il corridoio, giusto? No, il corridoio no. Questo giusto per ricordarcelo, che era un'informazione diciamo che i nostri personaggi sapevano. Sì, sì, ma comunque, sì, chiaramente, sì. Anche se il mio personaggio le ha capite, le sa, probabilmente in questo momento non ci sta neanche pensando. No, no, tu no. Quindi... L'importante è che se lo ricordi il Ragabash. Quello intelligente. Quello intelligente. Okay. No, quello intelligente lo sa già, quell'altro. Mamma mia. Il dissing totale. Proprio, veramente. Quando farò il rito del registro che dimentica, eviterò di farlo anche per il te. Tenuto. Va bene così. Esatto. C'era solamente un spazio bianchi e una faccia che si muove. Esatto. Soltanto la faccia. Faccio in modo di cancellarti tipo tutto il corpo. Esatto, sì, la testa. La testa che fluttua. Fluttua, esatto. Okay. Comunque, quindi... Allora, tu mi dici chi preferisco attaccare, il primo che ho più vicino, adesso non so ovviamente geograficamente dove sono posizionati, ma... Allora, cioè, dipende da dove voi state saltando fuori, se siete a fianco a loro, se siete dall'altra parte della... Noi ci eravamo allontanati un po', perché dovevo parlare con loro. Mm-hmm. Lui mi ha cercato di slugare e lussare una spalla dicendolo qui adesso, e io lo sto facendo qui adesso. Oh, perfetto, a posto. Quindi tu più vicino fai... cos'è? Mi fai il tizio dietro le gambe. Mi fai il tiro per saltare dall'altra parte, che è il prestigio più alto che hai, saggezza che adesso comunque è ridotto. È ridotto a 1, quindi 1. Occulto, quindi sono 4 dadi. La difficoltà per entrare nell'umbra è pari al punteggio del guanto locale, che è 4, meno 2, perché tornare dall'altra parte è meno complesso. Dimmi, Double Cross. Meno 1. Pelo. Pelo. Volevo dire a Cogwill di portarci dietro uno di questi, in modo che noi siamo in 3, cerchiamo di seccarne subito uno. Troppo tardi, perché il rito l'ho già iniziato. E due, loro sono piazzati a triangolo, quindi siamo probabilmente dietro a uno, non so dirti quale. Sì, ne avete uno più vicino, chiaramente. Però vedete un attimo voi. Forse quello che ha fatto la sostituzione della guardia, immagino. Sì, possiamo dire che allora no, facciamo che quello che ha fatto la sostituzione, che è il centro, è il più vicino alla scrivania, quindi è come se stesse dando le spalle alla scrivania, e poi ci sono gli altri due alla sua destra e alla sua sinistra, un po' più in là. Voi siete dietro la scrivania o di fronte alla scrivania, oltre i tre? Dietro la scrivania, quindi dovreste afferrarlo da dietro, tipo oltre la scrivania. Perfetto. Quindi voi venite spostati nel mondo materiale da Cogwill. Come hai fatto il rituale? A parte la Macarena che ti ho visto fare, il balletto. Il balletto. No, noi abbiamo in realtà già parecchio danneggiato il Weaver nella zona. Mm-hmm. E questo è verissimo, questo non ha influito sul spessore del guanto, ci mancherebbe. E diciamo che rispetto al solito in realtà è stato un rituale molto più silenzioso, perché essendo che quelli dall'altra parte possono sentirmi, e essendo che il rituale dura un po', se quelli nel frattempo sanno che stiamo arrivando, si preparano con calma, i calibro 40 in argento, pronti certo. Lì col fucile a canne mozze, e appena compariamo noi, pam! Boom, ok. Quindi è stato molto più tranquillo a livello vocale, e magari ho compensato appunto con maggiore teatralità di elementi fisica. Somatici, ok, va esatto. Benissimo, ok. Quindi voi, come una specie di immagine che stenta a riapparire sullo schermo, comparite alle spalle del tizio, e diciamo che i due che lo stanno guardando scostano lo sguardo da lui verso di voi, e lui lentamente inizia a girarsi. Ditemi cosa fate. Vai, Rage 5, siamo tutti con te. Abbiamo già i pompon. Mentre passiamo dall'altra parte, dico al capo: l'osso del collo.
L'osso del collo. Così. Però così mi fai pensare... E quindi perdo... No, va, attacco, comunque. Cosa avrà voluto dire? Cosa esatto. Bam, bam! Ma di sta... Ma in che senso? L'ermeneutica... esatto. Allora, ditemi... Vabbè, dice, sicuramente l'attacco al collo, anche perché poi vedendolo dietro una scrivania... a mezzo busto, diciamo la parte sopra il busto è visibile per me, quindi comunque l'attaccherei al collo. Sarei tentato di afferrarlo e portarlo oltre la scrivania, tirato, quindi farlo cadere all'indietro, in modo che sia anche scomodo e squilibrato, diciamo, cioè per, scusa, per squilibrato, sì, che perde l'equilibrio, squilibrato, perde l'equilibrio e sta un po' più, più difficile per lui, diciamo, reagire. Va bene, quindi questo, ovviamente, allora, ferendolo alla gola. Possiamo fare che il primo ad agire sei appunto tu, perché appena ti rendi conto che i tuoi piedi stanno toccando qualcosa di solido, scatti. Ma la domanda che ti faccio io, resti in glabro? Al momento sì. Ok. Perché, nel senso, io da giocatore non credo che siano i boss finale questi, quindi non vorrei Non fare meta! Non voglio fare meta, però io da giocatore faccio un po' meta, che cazzo. Comunque, vabbè, io dico questo. Ok, quindi cosa mi fai? Faccio il tiro? Ah, ok. Cerchi, allora, cioè, tu appena salti giù, ti allunghi, lo afferro da cerchi dietro, di afferrarlo. Sì. Lui, afferrarlo, diciamo, al collo, che, con gli artigli. Diciamo che lui è tipo a metà strada del girarsi quando gli afferri il collo. Okay, quindi, ok, non so, quindi non so se lo prendo. Chiaramente non so se cade, che prende la scrivania al fianco. Tutta sul la fianco, praticamente. Gli, okay. Cioè, tu lo tireresti sulla scrivania sul fianco, sì, praticamente. Sì, 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 sì. E quindi mi fai un tiro di forza più rissa, contando i bonus dati dalla tua forma attuale, che dovrebbe essere più 2, se non sbaglio. E vediamo, sì, che cosa succede. Lui, visto che si sta girando, non è del tutto inconscio del fatto che lo stai attaccando, quindi avrà diritto comunque al tiro per diciamo cercare di schivare o comunque reagire. Quindi tu fai, wow, sei successo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 successi, benissimo, pochini, non... pochini. Che stupido, considerando che ha tirato 10 dadi. Sì, considerando quello, diciamo che poteva andare peggio. Certo, ci siamo, perfetto. Adesso sono 9 di 10. Sì. Però ma tu hai fatto quanti successi? 6? 6, lui di meno. 1, 2, 3, 4, 5. Però lui ha la volontà. Anch'io avevo la volontà. Comunque ho detto, certo, vorrei tirare i dati. Non l'hai detto. C'è la registrazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 successi. Lui in realtà si volta e si lascia afferrare, ma ti appoggia tutte e due le mani qua. Quindi è come se lui si lasciasse prendere e appeso, okay, morto, si fa tirare verso di te. Però, visto che c'è stata una parità, o meglio, non sei riuscito a superare i suoi dadi, non c'è un danno effettivo. Gli altri tuoi due compagni come reagiscono a questa cosa? Vai, ha una fondina a vista. Lui ha una fondina, sì. Cioè, o meglio, se non sbaglio, Cogwheel aveva visto che aveva una fondina, o mi sto ricordando male io? Non ho memoria della, vabbè, cosa. Anche fosse che mi sono sbagliato io, magari nel momento in cui viene tirato, vedi che la giacca si scosta e gli vedi una fondina con la pistola, sì. Vado a strapparla. Ok, quindi il tuo intento è cercare di strappargliela. E esatto, vai quindi con un tiro, direi, di destrezza più atletica. Ok. Prove fisiche più 2, quindi sono 4 e 2, 6. Sono 4 successi. No, sono di più. No, sono 5, 6 successi. Doppio 10. Facciamo che allora sei riuscito a afferrare la fondina, perché è un successo critico. Gliela prendi, senti un minimo di resistenza perché comunque una fondina di cuoio, ma gli artigli fanno presa sulla pelle e si stacca e ti resta in mano questa fondina con la pistola. Cogwheel? Io ho mai visto sparare a te. Prima domanda. Ti ho mai visto sparare? A me? No. Sì. No. Ok, gli vedo la pistola in mano
Che pistola è? Una molto semplicemente a muro o a pesante? Non abbastanza grossa. Ah, è un pistolone. Un pistolone. Ok, allora io in realtà penso proprio che allungherei la mano verso la pistola che ha preso lui, per cercare visto di prenderla. E visto che io armi da fuoco ce le ho, lui non so se sa sparare, io so di saper sparare, io so, allora sparo io. Sì. E la prendo e cerco di sparare ad alzo zero in faccia al tipo che ha preso il capo. Ok, quindi mi fai il tuo tiro aspetta, no, anzi, perdonami, non al tipo che ha preso il capo, quell'altro che gli assomiglia, non il barbone, insomma. Ok, quello col giornale, di Sam. Sì. Che l'ha lasciato cadere a terra a sto punto. E continuo a leggerlo. Quella è la musica di sotto. Non è ancora la gente che vola in esatto. Aspetta io. Quindi mi fai il tiro di fermezza o destrezza, quello che secondo te è più adatto, H il più alto, e più armi da fuoco. Fammi vedere un attimo qual era la loro pistola, che dovrebbe essere pistola pesante con più 2, quindi hai un bonus di più 2 dadi al tiro totale. Ah, quindi allora io quindi armi da fuoco 2, destrezza 2, 4. Loro mi danno più 2 al tiro totale. 6 dadi totali. 6? No, piano. Perché? È la prova fisica, perché sei in... È una prova fisica, quindi se stai ho usando più la destrezza, però... sì. Prove sì. Fisiche, 2 dadi boh, quindi sì. Glabro, sì, e sì. Quindi arrivo a 8. Va bene. Allora, hai fatto un successo. Spendo punti forza di volontà. Puoi ritirare fino a 3 dadi. Ti ho detto. Chiuditi, ho detto. Uè, hai tirato 1, va bene, teniamolo. Teniamolo. 2, quindi altro è successo. Allora, sapevo che facevo un altro 10. Hai fatto 2 10, quindi sono 4 successi. Un terzo 10, 5 più l'8 sono 6 successi. Benissimo, quindi ottimo. Il tuo colpo esplode nell'entrata del palazzo, lo colpisce alla testa, parte del suo cranio si stacca e quello che ti fa specie, hai visto diversi film dove la gente viene colpita alla testa, sangue, non esce sangue. È come se tu avessi colpito qualcosa di fatto di quel materiale inerte. Quindi io sentendo il colpo e sentendo il colpo d'arma da fuoco che è nel silenzio e quant'altro rimbomba abbastanza, sì? Io dico ops. Ops. Ora tocca a loro. Benissimo. Il tizio che tu hai preso per il collo, 5 more minutes, ti stava guardando negli occhi e ti sta tenendo il grosso braccio irsuto. Ad un certo punto vedi delle scintille che partono dalla punta delle sue dita e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 danni superficiali, quindi lì di mezzi. Morto. No, okay. Di mezzi sono danni superficiali, ma subisci quindi 7 vuol dire 4. Che ne prendi 4. E allora sono morto? No, non sei morto, sono danni superficiali. Oh, avevo 2 danni, vabbè, sto male. Ho finito i danni. Sto male. Nel senso... Okay. Perché avevo già 2 danni superficiali prima e non ho guarito. Quindi vado a 4, ho tutti i danni. Puoi tutti farlo, ricordati che lo puoi fare spontaneamente nel tuo turno quando sei in forma soprannaturale e guarire un danno. Quindi, visto che sono bravo... Se vuoi puoi fare il tiro di furia adesso, come se fosse stato nel tuo turno, per guarire uno dei danni precedenti. Ma comunque ti becchi 4 danni di quelli superficiali. Quindi, visto che prima non mi ha fatto fare il tiro di volontà, io ho detto che fare il tiro di volontà. Ha fatto 1, ma fa cucchio. Comunque ti curi, ma la tua furia scende a 4. Ah sì, giusto, è vero. Ah, è vero, comunque mi curo. Sì, sì, ti curi lo stesso, ma la tua furia scende a 4. Oh no! Oh no! Quello che è stato una furia basta. Quello che è stato colpito alla faccia da Cogwheel ha la sua testa praticamente parzialmente esplosa dal colpo e si china piegando le ginocchia e salta dall'altra parte della scrivania e a terra addosso a Cogwheel, giustamente, che se vuoi puoi farmi il tiro di schivata, se vuoi schivarlo, oppure se lo vuoi, diciamo,
boom, rispondergli, puoi farlo. Io sono fatto di aria e cattive speranze, per cui in realtà cercherei di schivarlo. Va bene, quindi anzi, aspetta, io ho la reattività di un topo morto. No, non lo schivo. E quindi cerchi di colpirlo? Cerchi di colpirlo cerco di colpirlo tipo. Piuttosto, sì, okay. Sì, perché, okay. Sì. Lui quindi fa questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fatto 6 successi. E che devo fare? Devi fare il tiro di Rissa cercando di colpirlo a tua volta. Facendo... Ah, no, di Rissa, non sì, di pistolettata sì, sì. In da face. Ah, tu vuoi sparargli pistolettandolo? Sì, sì. Ok. Potendo scegliere, sono sì, più bravo vabbè, così. Facciamo che cerchi di colpire di reazione, però... ti darò un malus perché una reazione non è il tuo turno effettivo, capito? Sì, perché altrimenti sarebbe praticamente tirargli un cazzotto, tu dici? Sì, cioè intercettarlo. Allora ti spiego. Se devo comunque di intercettarlo, fare, devo comunque fare più di 4, no, 2, 6 non successi. È che devi. Lui ti farà meno danni perché ogni successo che farai tu abbasserà i suoi successi. Capito? Quindi se fai la pistolettata e lo manchi, lui ti fa comunque tutti questi danni, o meglio, sono danni superficiali che vengono dimezzati. Se invece lo cerchi di intercettarlo, puoi abbassare. Allora, i tuoi... sto pensando a come reagirebbe il mio personaggio, nel senso che sto coso mi salta addosso, gli ho sparato alla testa aperta, mi salta addosso, no, penso proprio che sgranerei gli occhi e cercherei di far fuoco. Più che altro, quindi sì. Vacca di 1, 2, 3, 4, 5, 6 successi. E quindi attenzione, sei... però, coppia di 2, quindi è critico brutale. È un altro successo. Sì, però lui qui si sta difendendo, non sta attaccando. Distrugge la pistola. Però facendogli male. Ma non mi ricordo. Gli sta sparando. Gli stai sparando? Alla fine. Sì, sì, è proprio un. Sì, come ho detto prima, mi salta addosso. Io sgrano gli occhi, sto coso sgrano gli occhi e cerco di buttargli okay, un'altra. Allora facciamola così. Visto che comunque la pistola è un'arma non da furia, diciamo, la pistola è un'arma a distanza, sì. Io potrei fare una cosa del tipo, se ti piace, che lui ti sta saltando addosso, fai per mirarlo e, come hai detto giustamente tu, vedi questa creatura, questo essere corrotto dal Weaver, e qualcosa nella tua testa scatta, tu invece di sparare e premere il grilletto lo intercetti, proprio salti a metà strada dandogli un'ammazzata. Lui non subisce danni, però viene scansato di lato e quindi tu riprendi un attimo conoscenza tenendoti in mano la pistola con questa specie di liquido nero che ha al posto del sangue, e sgocciola liquido nero solo perché tu sei andato a colpirlo dentro al buco che gli hai provocato. Però diciamo che sei riuscito a evitare lo scontro. Okay. Il tizio barbone fa la stessa cosa, ovvero scatta piegando le ginocchia e saltando addosso a Double Cross. Si stanno comportando, a parte quello che è stato preso per il collo, si stanno comportando tutti con lo stesso schema. Quindi lui farà il suo bel tiro e tu hai diritto a un tiro di schivata o di contrattacco con Rissa. Lui fa 3 successi. 3 successi. Ok, io contrattacco il Rissa. Mm-hmm. E sempre che hai sempre più 2. Sì, allora considera che faccio finta di indietreggiare quando mi sta saltando addosso, ma in realtà quando è abbastanza vicino scatto anch'io e contrattacco mordendo. Ah, mordendo, ok. Quindi usi una delle due specialità. Posso usarle entrambe? No. Secondo me non puoi usarle entrambe. Secondo me puoi avere più specialità, ma non le puoi usare entrambe. Allora, ok, no. È soltanto per capire. Vabbè, ti dà un dado in più. Ok, no, fai. Mordo. Ok, quindi attenzione, un dado però, in più. Tu sei in forma glabro, perciò non è che fai danni aggravati, perché... danni aggravati sì, certo. Lo fai soltanto in forma Crinos. Perfetto, quindi vai con il tiro. Lui aveva fatto tre successi. Devo fare Rissa più forza, giusto? Yes. O destrezza? Ok, io credo forza. Quindi 2, 5, 6 e più 2, quindi 8. Maria, 1, 2, 2 successi. Però schifo. Puoi ritirare ma ritiro forza di sì.
Sì, assolutamente. Altri due. Quindi sono 4. 2 più 2, 4 successi, lui ne ha fatti 3. Quindi tu riesci a compiere la manovra che avevi in mente, scarti di lato fingendo di... cioè scatti all'indietro fingendo di retrocedere, ma poi con una reazione improvvisa lo colpisci e gli dai un morso. Dove lo vuoi mordere? A capo e collo. Ok, quindi ti salti addosso e lo mordi. Senti questo liquido scuro e nero che ti sa proprio da petrolio, senti il gusto del petrolio, della plastica fusa e bruciata in bocca. Tocca di nuovo a voi, quindi vai il buon Alfa che tiene in mano sto tizio che nel precedente turno ti ha scaricato addosso elettricità e ti ha quasi fritto. Allora, io ho provato a prendere questo tizio, che mi sembrava un tizio semplicemente, un essere, diciamo, poco forte, mi ha mostrato resistenza, okay. mi ha diciamo, folgorato. Io lo guardo, gli ruggisco e, dato che mi ricordo, per andare in Krynos sono due test di furia, quindi uno di furia solamente consumo. No, due, scusami, due. Cinque, vai, sono... scegli a due. E però comincia a ingrossarti e in pochi istanti sei una belva alta 2,5 metri quasi che vuole vendetta. Cosa c'hai? Ah, quindi posso ancora agire? Oddio, trasformarsi non mi sembrava... Sono onesto, come sono onesto... Trasformarsi mi sembrava un'azione istintiva, ma non mi ricordo premiare, onestamente, però va lo stesso, dai, diciamo che va bene così. E allora, visto, io non so che hanno un cattivo sapore, però io, dato che ho specializzazione a mozzichi, quindi sarebbe un dato in più. Ok. Un dato in più, quindi... Una cosa che... assolutamente. Okay. Una cosa che hai notato, sì. Lui non ha mollato la presa neanche quando hai cominciato a diventare Krynos, ma soprattutto non ha mostrato paura o emozione, è rimasto fisso a guardarti negli occhi. Quindi questo non mi ha dato dadi in più per incazzatura ulteriore, no? No. Ok. Ma visto che sono di nuovo buono, puoi fare un altro tiro di furia per curarti, e questa volta, visto che sei in Krynos, puoi curare due. Nel senso, ma devo fare due tiri di... No, di fai un tiro e in teoria ne curi due, se non ricordo male o sbaglio. Sì, sì. Sì. Due per test di furia, esatto. Ok, curo allora due. Quindi la tua furia resta quella, però curi due danni superficiali. Perfetto. Allora, quindi sì. Vai. Attacco con un morso, quindi cerco di... Io ancora ce l'ho al collo, ma lui mi sta tenendo il braccio, no? Sì, lui è lì così. In questo caso. Okay. Io lo avvicino per morderlo proprio in faccia, immagino la mia testa è più grossa della sua, sì, suppongo. Quindi lo avvicino per fargli diciamo un bacio alla francese molto molto alla francese. E allora... sono un bacio. Okay. Sono 12 dadi, okay, più uno della specializzazione, perché sono 4 in forza, 4 in rissa, 4 della forma Krynos, più quindi 13 dadi e basta, direi che direi basta. Allora lui ovviamente si divincola, ma lo stai tenendo fermo, lui ha approfittato per colpirti il turno prima. Io non gli farei fare nessun tiro, perché comunque ce l'ha in mano, non è che sta andando da qualche parte. 1, 2, 3, 4 per la coppia di 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 successi. Quindi... posso tirare in volontà? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, tu aspetta però, stai colpendo l'impiegato, giusto? Tu hai in mano l'impiegato. Può morire. No, sì. No, ti sto domandando. Sì. Però io posso consumare volontà per tirare due dadi? Sta fermo, che ti dico cosa succede con 12. No, io voglio comunque... L'hai shottato con 12 dadi. È già morto. Non interessa. Allora, la devi... No, non la devi spendere perché... quando tu lo mordi, la sua testa proprio si stacca dal busto, questo liquido scuro
ha una specie di gorgoglio, non spruzza come farebbe il sangue nei film di Tarantino, okay, ma proprio gorgoglia fuori, ti sporca parzialmente il muso e senti che la sua essenza si è spenta. E per il fatto che hai ucciso qualcuno nel tuo turno, non devi spendere forza di volontà. Io volevo spendere per uccidere di più, però... Ma volevi uccidere di vabbè, più. Ulteriormente. Volevi va ucciderlo bene, ancora di più. Va bene. Mi accontento con questi botte successi. Va bene. Tocca a, al facciamo buon... ammazzare anche agli altri. Agli altri. Baracco, facciamo, teniamo l'ordine. Five more minutes, Cogwheel, double cross. Quello che ho spinto via... Sì, non l'hai spinto sei metri in là. Ha tipo sbattuto contro la scrivania, vabbè, ce l'hai via portata. QB, esatto. Vorrei, è steso a terra, è caduto malamente, si è accasciato sulla scrivania perché gli ha dato un colpo e l'ha intercettato in volo, mm-hmm, ma si è rialzato. Ah, si è rialzato sistemandosi la cravatta. Proprio Mr. Anderson. Esatto. Vabbè, niente, io gli sparo, che gli posso fare? Spaglia, gli dà le botte. Sparagli. Sparo, faccio boom boom. Come fai, scusa? Boom boom. Due successi. Se vuoi puoi ritirare i tre falliti. Assolutamente. Ma asso e anche lutamente. Ma asso nella manica. Grazie per averlo detto tu. Io sono onesto, ragazzi. Ma... Due e uno, due, tre, quattro successi, giusto? Sì. Mm-hmm. Sì. Quattro successi, sì. Ok. Lui ovviamente non può schivare perché non ha nessun tipo di copertura, ma comincia a camminare verso di te mentre gli spari. Proprio tipo Terminator. Sì, sì, quello è il vibe. Vai, double cross. Bello. Allora, dato che io l'ho afferrato e praticamente siamo in una specie di presa, ne approfitto e gli faccio una suplex per cercare di spaccargli la testa a terra. Ok. Ce l'ho. Quindi boom. Lotta, ok, perfetto, quindi sempre forza più rissa. Uno, due, tre. Tre successi. Lui ovviamente cercherà di difendersi perché siete in lotta. E allora, aspetta, io qua ne posso ritirare tre. Sì. E lo faccio. Quattro successi. Quattro successi totali. Lui fa 1, 2, 3, 4, 5 successi. Quindi tu cerchi di sollevarlo, ma senti come una forza sovraumana e quasi meccanica nelle sue giunture, che invece ti ribalta e ti spinge a terra. Ti fa un danno superficiale premendoti contro il pavimento e ti guarda negli occhi. Ora tocca a loro. Okay. Meglio. Quello che è stato decurtato. No, no, da... c'è qualcosa, giù, dai! Fai qualcosa mentre esatto, shakera il corpo senza vita. Esatto. E lui ovviamente non fa nulla. Quello col giornale che stava camminando verso Cogwheel ti osserva e fa: è inutile, signor O'Neill. E cerca di darti una manata che percepisci essere artigliata. Non sai da dove siano venuti fuori questi artigli, ma è come se le unghie si fossero allungate improvvisamente e ti sta cercando di dare un'artigliata. E io arretro istintivamente, penso, certo, proprio che cerco, sì, una schivata. Quindi vai con lo schivare, lui fa 1, 2, 3, 4 successi. Vai. Schivare sarebbe destrezza più atletica, sì. Cioè 0, fantastico. però ne togli due. Quindi e lui subisci, ne ha fatti? Tu, lui ne ha fatti quattro, ne togli due. Lui ti fa danni superficiali, ma questi sono come i vostri artigli, non possono essere dimezzati, quindi subisci due danni superficiali diretti. In the face. Quindi proprio, esatto, in the face lui ti dà una specie di artigliata che ti prende la parte bassa qui della mascella e parzialmente il petto mentre passi indietro. E tocca all'altro che ti sta schiacciando a terra, double cross, e come hai visto fare al tuo alfa, comincia a manifestarsi una specie di bioluminescenza elettrica e vieni avvolto da una serie
una serie di scosse elettriche. Subisci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, che però sono dimezzati. Ah, meno male. Sì, sì, sono dimezzati. Ah, allora sono solo 4. Ah, sono 5. 4 o 5? 5. 5. Ah, beh. Allora. Aiuto. Tipo, aiuto. Tu... Allora, sono 5 danni superficiali, giusto? 5 danni superficiali. Sono morto. Non sei morto. Ah, ecco, stavo a dire. Non sei morto. Sì. Perché, non... perché sei morto? Invece sì. Non ti muovi. Perché sei morto? Ho salute 4. Ok. Totale. Avevo già 3 danni superficiali. Perché non hai curato quei danni superficiali? Io l'ho fatto. Il problema è che mi stava scendendo la furia a 0 scorsa volta. Scusami, questi danni qua alla fine ti portano ad avere tutta la vita piena di aggravati o vai oltre? Allora, pelo pelo. 1, 2, 3, 4, 5, piena. Pelo pelo. Vuol dire che svieni. Non è andato oltre. Non è arrivato... Se non vai oltre, okay, sei svenuto. Quindi tu... Ah, okay, perché poi si diventano aggravati. Se quando subisci... fanno il giro. Esatto, quando fanno il giro diventano aggravati. Se subisci altri danni dopo avere la vita piena... Allora si muori. Ma in questo stato tu semplicemente vieni proprio electrocution totale, senti il tuo corpo sconquassato da questa elettricità e svieni, perdi praticamente non c'è... coscienza. Per capirci, non c'è anche qua in qualche modo la meccanica di... assorbire? Vado in furia, di cerco di reagire, di risvegliarmi, di... La volontà per resistere, no, non ci sono queste cose. Non c'è questo tipo di meccanica che io sappia. Ok, ok, ok. No. Però tocca di nuovo al Krinos. Io vorrei dire soltanto una cosa ai miei compagni in meta. Se cercate di rianimarmi, niente elettricità. Direi libera! Però a mente. Esatto. Ti faccio direttamente io l'espressione bocca a bocca, Krinos. Glabro. Krinos bocca. Vedi, non sei morto, sei solo svenuto. Un altro colpo e sei morto. Allora, hai detto cazzo. Vedo, vedo che cioè, mi accolla. Io sono in furia, in frenesia. Sì, quello che sia. Tu non sei in frenesia, tu sei in forma Krinos. Frenesia, e sei in pieno controllo di te. Per ora, per ora. E di Andrei verso il compagno che vedo chiaramente in più difficoltà, sì, quindi double cross, e attacco trascinandomi, magari mi accorgo gli schermi monitor o qualcosa che sta sopra la scrivania, quindi tipo con la mia stazza vado trascinando tutto ciò che mi si impiglia tra le braccia, tra le artigli, tipo tutta la scrivania, verso... sì, quello che capita, e vado... Il double cross viene schiacciato dalla scrivania. Da cose. No, è il danno che serviva per sopra. Uccidermi, no? Certo. Esatto. Roba sopra, no? Tutta la scrivania. Va bene. E vai comunque compulsivamente cerco di attaccare... verso il tuo compagno. Sì, ma cerco di attaccare, ovviamente, sto direndo verso il barboon. E il barbone era quello, sì, sì, sì. Okay. Salutiamo tutti i barboni che ci stanno guardando. E, e vado di di artigli perché non voglio fare il... ma ovviamente questa cosa mi infuria, quindi mi aumenta la furia, no? Sì, potrebbe mutarvi la furia effettivamente, sì, sia a te che a Cogwheel. Vedere il vostro compagno che sviene potrebbe aumentarvi la furia effettivamente, grazie che mono. Potrebbe, lo fa. Quindi aumentatevi la furia di uno. Perfetto. Ovviamente double cross anche tu, se ti dovessi svegliare, sì, puoi farlo chiaramente. E puoi aumentarti la furia di uno. E vai... sei pieno di furia perché sei tutto elettrizzato. Esatto. Vai, 5 more minutes. 12, quindi faccio tiro di rissa, perché comunque fa di artigli, in questo caso non faccio il mozzico, quindi di artigli, quindi 12 dadi e furia. Cazzo! Ah. Tiro forza e volontà per cercare di creare almeno 3 tre dadi. Intanto hai fatto 3 successi comunque. Ma non mi basta. No, no, ti dico che intanto ne hai fatti 3. Ne hai fatti altri due, quindi hai fatto 5 successi. Lui in realtà non si è neanche disturbato a schivare, perché una volta che ha messo fuori combattimento double cross, lo ha afferrato per un piede
e ha cominciato a camminare verso l'uscita. Quindi lo brinchi, lui si gira tipo a guardarti come dire che cazzo vuoi, e tu lo investi come un treno. E quindi... È mio quello, lo voglio io. È mio. Ok, e vai invece il buon Cogwheel. Io penso che ciò... L'hai praticamente colpito, l'hai ferito gravemente al busto, ma è ancora in piedi. Magari al massimo lascia la gamba di Double Cross. Dal canto mio, io sono stato ferito mentre schivavo e ho visto con la coda dell'occhio il mio compare a terra venire a fare la fine delle, fare la fine della preda delle anguille. E penso appunto che la cosa kick calci l'istinto dentro di me. Vorrei fare una prova anch'io di diventare in Krynos, di andare in Krynos. Quindi due test di furia. Quanto sei di furia? 3 mi sembra. 3 al momento. Okay. Vediamo se lo sarò anche dopo. E uno. Scende di 1, quindi vai a 2. E un altro. E quindi resti a 2, ma vai in forma Krynos anche tu. Quindi anche tu inizi a ingrandirti, gli abiti dedicati mutano e diventano parte del tuo fisico, o vengono incorporati, o qualunque cosa sia che preferisci, e puoi agire. Il tizio con il giornale che ti è venuto davanti, ti ha detto O'Neill, e ti ha graffiato, è lì che ti guarda, proprio davanti a te. Immagino. Che è quello già ferito, io cerco di tirargli. Niente, io cerco di. Visto che ha la testa che è già parzialmente ferita, io praticamente cerco di mozzicargli la testa e staccargliela l'idea dal resto del. Vai pure. Sempre quindi forza più rissa con i 4 che gli dà la forma Krynos. Sì, quindi vado a 8. In teoria dovrebbe darvi il bonus del morso anche, giusto? Dovreste avere il bonus del morso. Sì, morso più 1 aggravato, sta scritto. Esatto, quindi avete un bonus di più 1. Ah, quindi io avevo 2 dati in più prima. Per cosa? Con gli artigli più 3. Con gli artigli più 3, beh, io prima ho fatto il morso, avevo più 1 per il morso, più 1 per l'altro. Ah, non l'avevi contato? Sì, avevi più 1 per il morso, vabbè, vedi, sai. È morto meno di quanto volevo farlo morire. Meno morto di quanto pensassi. Sì. Allora, uso un punto forza di volontà per ritirare. Due... Ok, hai fatto intanto 2 successi, va benissimo. 9, 9, 10, 6, 6 sono 5 successi. Lui è di fronte a te, cercherà di schivare con tutta la sua riserva, però tu lo hai portato a danni aggravati, perciò subisce una penalità. Figa, lui ti schiva come un'anguilla. Cazzo. Proprio scivola di lato, perché se non sbaglio ha equiparato i tuoi successi. Avevi fatto 6 o 7? 4, 2, 6, no, ho fatto 3, 2, 5 addirittura. Quindi ti ha schivato proprio come un'anguilla, ti scarta di lato e ti arriva al fianco. E... te mastego! E se non vuoi andare in frenesia, devi spendere un punto di forza. Al vendita. Momento mi... Già da questo turno o dal prossimo? È il tuo turno, sì. Se tu finisci un turno senza uccidere qualcosa, come dice Mulan... Ah. Quindi allora anche Orso uccidere qualcosa. Quindi anche Orso ha dovuto spendere forza. No, perché ho ucciso. Ma è vero, in questo turno nell'ultimo devi spenderla, sì. Spenderla. Yes. Spendo anch'io di forza volontà, non è un problema per me. Tocca al tipo del giornale che, schivato il tuo attacco, ti risponde cercando di colpirti con la sua mano artigliata. Ma fa un gran schifo, fa 3 successi, se tu vuoi puoi schivarlo. Ricordati che in Krynos hai sempre più 4 ai dadi fisici, quindi puoi anche tu fare questa cosa qua. Non conta come tuo turno, quindi non devi spendere forza di volontà alla fine. Sì, no, diciamo più che schivare, è infatti, più che schivare vorrei bloccargli la mano con la mia, con la mia mano. Quindi anche qua rissa invece di atletica. Che esagerazione, Lui è già agli aggravati. Ti concedo di fermargli il braccio in tempo e staccarlo. E finirlo se vuoi. Ah, Bobo, gli fermo il braccio,
gli fermo la testa e le fermo in due posizioni diverse. Lui non emette in due parti della stanza diverse. Due parti della stanza. Lui oppone resistenza, senti che questo corpo è potenziato da qualcosa di anomalo. Non emette nessun urlo, non si dimena, o meglio, ovviamente si dimena, ma nel senso non come una persona disperata, lo fa come uno che vuole opporre una fiera resistenza, ma cede, il suo corpo cede, la sua testa ti resta in mano, il braccio viene strappato e cade a terra il resto del corpo come un cencio. Quello invece che stava trascinando il buon Double Cross fuori sembra vedere la situazione e reagire d'istinto attaccandosi, proprio saltando in faccia a Five More Minutes, proprio carica sulle gambe e ti salta sulla testa praticamente. Posso tentare di fare certo, qualcosa? Certo, puoi schivare o colpirlo di rimando. Allora, se io volessi colpirlo di rimando, sì, sarebbe sempre un tiro di forza più rissa. Sì, sì. E potrei in questo turno di ricoso utilizzare il dono colpo furioso? No, perché è una reazione al suo. Perché è una reazione. No. Okay. Perché allora, nello stesso, in questo stesso turno, se tu non l'ammazzi, non è che tu devi spendere volontà, perché è il suo turno e tu resti. Perché è il turno di ok, di rima. Okay, almeno io la vedo così. Cioè, non sì, sì, senso. Sì, sì. No. Se no, okay, finisci la volontà in tre turni. Ok, quindi forza più rissa più i 4 di Krynos, solamente per. Io più che schivarlo, volevo dargli un cazzottone per evitare che mi arrivasse addosso. Tipo, dagli un pugno e spingerlo contro. Prima che arriva, esatto, una cosa del genere. Confermato e canonico che Five More Minions è Bud Spencer. Esattamente. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Lo hai uguagliato in teoria. Posso spendere punti di personalità per tirare altri dadi in questa. Punti personalità, sì. E volontà. Ho capito, punti personalità. Quanti punti volontà. Personalità avete, ragazzi? Ce n'ho così tanti che credo che. Le spendo e tiro altri 3 di 10. Vai. Quindi tu hai fatto 5. 6. Lo superi di 1. Diciamo che non basta a ferirlo, però ferirlo. Diciamo che quello che puoi ottenere è che gli dai un pugno, lo sbatti a terra e lui è praticamente col culo a terra per un attimo e si rialza come ha fatto prima il signor Anderson, così. Però tocca a te e a Cogwheel. Mio. È mio. Cogwheel è morto. Mio. Allora. No, Double no, Cross è vivo. Double Cross è morto, sì. Non è morto, però. Che cazzo non è morto. Non è morto. Poverino. Adesso io userei il colpo furioso. Colpo furioso. Va bene. Ma così, proprio così, per sfizio. Sì, quindi devo fare un test di. Guarda, poverino. Cosa? Ma sei ancora io? Adesso poi assistenza medica arriva un attimo. Quindi non consumo furia, quindi ho 4 dadi di forza. Facciamo il conto, per favore. Regala. 4 dadi di forza, perché perdo il conto. 4 dadi di miss. 8. Di rissa. 8. 4 dadi di Krynos. Di Krynos. 12. 2 dadi di gloria, perché il dono mi aumenta 14. Il colpo con. Basta, fine. E con cosa lo attacchi, scusami? Beh, sì. No. Con gli artigli. Con gli artigli, sì, se no col 17 mozzico, dadi, perché sei a 14 più 3 degli artigli. Gli artigli è più 3. Eh sì. Col okay. Contratto davanti. Non lo sai, io ma non lo leggo, porca. Vabbè, è il tuo contratto. Io ti ho dato un pugno così, vabbè, io vabbè. Qui 17 dadi. Sì. Cazzozza. Cazzozza. Bene. No, comunque bella sta forma Krynos. Allora, ok, perfetto. Beh, direi che esplodo. Ok. Descrivi nel dettaglio più gore come lo termini. Allora, quanti turni posso usare? No, devi usare un turno, un'azione. Cioè, quante sessioni, scusa? Nessuna perché se la sessione. Hai, se la penultima hai sessione, ricordiamoci, secondi, poi ci sarà una ulteriore finale. Di basta. Ok. Allora, gli ho dato quel cazzottone che lo ferma a terra, ringhio ridendo, vado, lo attacco con gli artigli, con tutti e due gli artigli, e lo sbatto a terra, quindi lo stendo a terra prono sulla schiena e comincio a scavare dentro di lui lanciando pezzi diciamo di corpo in giro per la stanza finché probabilmente
lo oltrepasso rovinando anche il pavimento, in marmo. Non so se è in marmo che c'è. Va benissimo, continuando in maniera anche abbastanza stupida. Quindi esatto, senza inutilmente, un pochettino così, però diciamo artigliando, fantastico, così. Quindi facendo abbastanza sporco molti divani. Sporco molti divani. Molti divani. Così, molto bene. Allora, diciamo che in una manciata di turni di scontro contro queste creature riuscite ad avere la meglio. I loro corpi, notate che in pochi tempo si non si decompongono, ma tornano ad essere corpi di persone normali, magari con fattezze simili a quelle che avevano, ma la parte interna sembra cava e nera, come se fosse praticamente stata consumata da qualcosa di simile al sintetico, al petrolio. Ma il vostro compagno è a terra, svenuto. Allora, io sono ancora in Krynos, sì? E come azione riflessiva nel mio turno vorrei provare a guarire i due danni che mi sono stati fatti. Mm-hmm. Quindi un test di... Double Cross, sì. Ovviamente tu sei tornato in Omid perché sei svenuto. Ah, ok, in svenuto, ok. Test fallito. Ok, quindi la tua furia si abbassa di uno. La mia furia va a uno, esatto, e... Però rigenera i due punti. Sì, sì, certo che li rigeneri. No. Sì, assolutamente. Ora, adesso, per cambiare di forma, per andare alla forma Glabro, devo comunque fare un test di furia. Yes. Sei uno di furia, quindi sei. Sì. Lo so. Ho visto quella faccia, sì. Ho visto quella faccia. Vabbè, tanto non cambia un cazzo, lo faccio. Lo fallisco. Perdi e quindi... lupo. Quindi finché non lupo. Recuperi furia... Non sei più in grado di trasformarti. Vabbè, io praticamente la situazione è questa, cioè io in Krynos guardo la sagoma riversa, scomposta, bagnata da sangue altrui e ancora attraversata da qualche movimento inconsulto dell'elettricità e mosso a compassione. Torno in forma Omid praticamente, perché sono troppo addolorato per il mio amico, amicissimo, che sta a morire. Sì. E mi avvicino a Bello. E gli faccio tocco della madre. Sì. Può fare tocco della madre. Può farlo in forma Omid. Ma deve superare la furia del bersaglio. Al momento che non è ancora sveglio, la sua furia esatto, è 2. Se superi la furia del bersaglio, sono cure di danni aggravati. Lui ora ha solo danni aggravati, ok? E mo vediamo. Mm-hmm. Quindi di fare almeno 3. E io... Il ed tiro è gloria intelligenza più gloria, che sono ovviamente... 4 dadi. So 4 dadi. E... Signori, rotolo. Ma perché? Ah, perché ho fatto un sacco di 10, giusto. Wow. Quindi scusami, quanti dadi hai fatto? 4 successi. Mi ha aperto i 10. 4 successi su 4 dadi, comunque. A prescindere. Sì, quindi dovrebbero essere 4, io 8. Contiamo i primi 4 sì. Per praticità. Sì, sono 4, quindi 5, 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Quindi ti cura 6 danni aggravati. Mizzega. Ok, cioè, quindi non ho più danni. Ma anche i superficiali? No, ma se allora, 2-10... Beh, i superficiali comunque li posso togliere. Ma i superficiali non li ho. Vado... I danni superficiali sono diventati danni aggravati. Ok, quindi okay, lui okay. Quindi una... refulla. Refulla, e lui è refullato. Va. Tu, Double Cross, praticamente ad un certo punto ti svegli, probabilmente ancora convinto di essere in corpo a corpo, in lotta, e il tuo corpo è stato sanato dal Teurgio completamente. Se il Teurgio vuole sola, anche descrivere solo... l'effetto, ma certo, diciamo, ma certo cioè così. Io appunto mi chino su di lui. A Bello, svegliate un po', sberlo sulla... no proprio una cosetta papà. E mentre gli faccio papà, l'elettricità che aveva ancora addosso scema del tutto. Mm-hmm.
E grazie a sentirsi chiamato a bello, questa cosa rinvigorisce il suo corpo da dentro e mette in circolo un procedimento virtuoso delle sue cellule che dicono: aspetta, sì, è vero, noi possiamo guarire perché noi siamo eterne. Tutto scorre, Pantarei, l'universo, noi siamo cellule antichissime. Tutto si trasforma, niente si trasforma, niente si distrugge. Bravissimo. Vai, okay. Dimmi come la mia reazione. La mia reazione, pensando di essere ancora in combat, è alzarmi di scatto, più o meno come facevano loro dopo che li atterravamo. Esatto. Cercare di di ruggire, ma ovviamente non ci riesco perché sono tornato in omide, quindi esce tipo una cosa strozzatissima. Vedo il teurgo e do un pugno a terra, incazzatissimo, perché mi rendo conto di quello che è successo. Se, come dicevi prima, Master, la mia furia va a tre. Ok. E Ruga essere stato l'unico a essere messo fuori in combattimento. Questa cosa mi sta distruggendo dentro, perché vedo l'alfa che è ancora in Krynos, credo. Sì, Il teurgo io che... Sto ancora rompendo cose io. Coguil che è tornato Omid appositamente per curarmi, quindi ha fatto qualcosa che... E in questo momento mi si sta rodendo tanto l'anima che non me ne frega più niente della missione, del Caern, di chi stiamo andando a combattere. E qui sfrutto una meccanica molto brutta, ma ne ho veramente bisogno, ragazzi. Mi prendo un pallino di Auglosk. Un quadretto di Auglosk e mi rifillo anche tutta la volontà. Mm-hmm. Ok. Quindi recuperi tutta la tua volontà spesa fino ad ora, però ti avvicini di un passo a perdere te stesso sul percorso dell'Auglosk. Va benissimo. Ricordiamo come funziona questa cosa dell'Auglosk. Allora, l'Auglosk e l'Arano sono due stadi... Ricordiamo per il pubblico a casa. Certo, per il pubblico a casa. Sono due stati della mente dei licantropi che si manifestano quando, per esempio, per l'Arano è... Man mano che il Garou subisce delle sconfitte... si rende conto della futilità del continuare a combattere contro i nemici di Gaia, mentre l'Auglosk è uno stato nel quale il licantropo perde ogni tipo di compassione e diventa fanatico della sua causa di combattere per Gaia. Questo ottenebra la mente, è un po' come l'umanità in vampiri. Quando il percorso dell'Arano o dell'Auglosk è pieno, il personaggio è perso. È come quando in vampiri il personaggio ha perso tutta l'umanità. In termini di regole, riempire una casellina di Auglosk ti permette di rifillare la volontà, giusto? Esatto. Per guarire di Arano invece... Di Arano invece è riportare subito la furia a 5. Questo è interessante. Questo è molto interessante. Quindi... Infatti io aspettavo che dicevi questa frase. Eri lì che con i popcorn. Quindi... Perché... Dimmi. No, la mia domanda è: quanti turni ci vogliono per salire a quattro zampe in forma Krynos fino all'ultimo piano? Ci vuole un po' di tempo, perché in parte che non è l'ultimo piano, ma è il quindicesimo piano. Però in forma Krynos, tipo... Perché dato che ogni turno che non uccido gli scalini... Diciamo che è poco pratico cercare di salire le scale in forma Krynos. Capo, in ascensore con noi così... No, per favore. Ma non per qualcosa, che dobbiamo fare due viaggi. Attenzione però, tu sei ancora in Krynos o stai tornando pian piano? Allora, perché nel senso, se vedo... tu mi dici che sei tuttora in Krynos, allora io ti tolgo un altro punto di volontà. Allora, vedendo la guarigione di Double Cross e i nemici non sono finiti e terminati, mi do una calmata e... devo andare per forza in Omid, posso andare anche in Glabro? Allora, puoi andare anche in un'altra forma. Omid non ti costa niente, le altre forme ti costano furia, chiaramente. Ti costano un test di furia. Se dopo vuoi tornare in... È uguale, comunque. In Krynos, devi comunque rifare il tiro. Quindi mi conviene andare in Omid. Mi conviene andare in Omid, sì. Mm-hmm.
Allora, mi sgonfio in Omid, diciamo. Torni in forma Omid, mentre Double Cross si è rialzato e Cogwheel vi riavvicinate dopo lo scontro. Mi fate tutti, per favore, un tiro di allerta più prontezza o fermezza. Quello che sentite, quello che avete più alto. Ma io percepisco che sono cippatrici in giro. No, non percepisci nessuna cippatrice. Attenzione, perché ho fatto un brutale. Hai fatto un brutale? Beh, vuol dire che il test fallisce, semplicemente. Non senti niente. Ok. Io ho fatto un successo solo. Tu hai fatto un singolo successo e Cogwheel ne ha fatti due. Ok, tu Double Cross sei ancora troppo scosso da quello che è successo, scosso letteralmente. E diciamo che ti stai ancora, diciamo, abbassando i capelli che ti si sono rizzati sulla testa, mentre Cogwheel in realtà... E anche tu ne hai fatto solo uno, vero? Five Moments, uno solo, sì, uno solo. Perché hai fatto, hai tre di furia e hai tirato solo da di furia. Ho solo solo furia, okay, ok, sì. Hai un successo. Ma in realtà diciamo che potresti sentirlo anche tu. Voi, dai piani superiori, sentite colpi di arma da fuoco. Io vado, a seconda se... Nel suo spostarsi, il nostro Alfa ha divaltato lo schermo, sì, da cui poteva vedere le telecamere? Sì, perché l'ha ribaltato, ha proprio dichiarato: colpisco tutto quello che posso colpire andando a salvare il mio compagno. Allora, se ti dicessi che l'ho fatto apposta, tu mi crederesti? Sì. Per la narrazione, tutto senza, per la narrazione. Senza alcuna... Non mi interessa. Io non me ne fotto un cazzo. Me ne frega niente. Quindi tu ti avvicini agli schermi e vedi che sono stati colpiti da una manata. No, non mi avvicino neanche. Okay. Penso di vederla una manata di Krynos grossa così. Okay. Attraverso uno schermo. Benissimo. Ti giri, vedi il fumo che esce dalla scrivania, esatto, e dici: bene, non vedremo un cazzo. E... no, dico a Ragabash: il velo deve essere preservato. Fai subito il tuo rituale e vado a chiamare l'ascensore. Ci metterà un po' a scendere, suppongo. E, allora, ok. Vai. No, se devi fare qualcosa sul rituale... Devo fare il rituale. L'unica cosa, non so, penso dovrebbero partecipare anche i miei compagni per cancellare tutto ciò che riguarda noi. Quindi dobbiamo farlo tutti e tre insieme. Beh, questa è una cosa che sai già, cioè nel senso non ti serve tempo, sì, per saperlo. Lui quando ti dice fai il rituale e va a correre Michele me ne ero dimenticato, okay, onestamente. Quindi Cogwheel lo sa e quindi forse non lo dice neanche, perché comunque è una scena che deve durare, che vuol dire almeno un 5 minuti, 10 minuti, non abbiamo tempo di fare sta roba. Effettivamente, hai ragione. Andiamo. Vado a chiamare l'ascensore. Allora, non ti dico questo. Dico: dobbiamo salire. Recupero la pistola. Esatto. Infatti, quello volevo dire. Tu recuperi la pistola. Io volevo fare, perché comunque il mio personaggio ha comunque tre palline armi da fuoco. Mm-hmm. Quindi volevo vedere se nei corpi di quelli ci sono altre armi. No, negli altri due no. Solo in quello che è stato disarmato da Double preso. Cross. Quindi l'ha presa già Double Cross. Sì, sì, sì. Okay. Gli altri non erano armati. Quello... Guarda i proiettili. Sì. Non sono d'argento. Sì, invece. Ve li mostro e li rimetto dentro. Posso fare un tiro, una ricerca visiva? Se ci sta un armadietto o qualcosa, magari ci sono altre armi? No, nell'ingresso del palazzo. Nella hall non credo. No. Tipo un armadietto, qualcosa. No, ragazzi, siamo in America. No, in questa America. Hall no. Ci dovrebbe essere il distributore automatico. Metti dentro un dollaro e ti esce un proiettile. Io ho la chiavetta, io metto la chiavetta e comunque posso ricaricare. La chiavetta. Ho la chiavetta. 80 centesimi più o meno. Non ci sono distributori di pistole nelle vicinanze. No, il punto è che, cioè, sentiamo colpi di arma da fuoco provenire dai piani superiori, sì. Ma Double Cross si chiede: se noi siamo qui,
che cazzo stanno sparando? E i colpi d'arma da fuoco che sentite durano. Voi vi avvicinate all'ascensore. Cosa fate in questo frangente? Io qua? Sono andato già a chiamare l'ascensore. Va bene. Tutti e due gli ascensori. Anch'io. Finché gli ascensori scendono, i rumori cessano. Ding. Si aprono le due porte dei due ascensori. Quindicesimo piano? Sì. Metto un tipo un posacenere, no? Sono troppo salutisti. Una sedia, qualcosa affinché le porte dell'altro ascensore non si chiudano. Mm-hmm. E andiamo su con uno. Quindi salite tutti e tre in forma. Tu sei in Omid, 5 minutes. Cogwheel. Ti siete tutti e tre in forma Omid in realtà. Tre in forma Omid. Sì, perché ti sei svegliato. Sì, tutti e tre normalissimi. Tutti e tre normalissimi. Bene. Con quanto dolore l'ha detto. Salite sull'ascensore, le porte si richiudono. Io. Questa cosa che io abbia perso il lupo. Sì. È una cosa di cui il mio personaggio è cosciente. Certo, come che è si cosciente. Tu senti di aver perso il contatto con la tua bestia interiore, proprio con la parte istintiva animale che c'è in ogni garù. Vai, cosa volevi dire, Fagmon? Nel tempo di salire dentro l'ascensore, posso picchiarli per fare il rito della furia? Per me lo puoi fare. Il rito della furia quanto dura? Perché è sempre è quello una discorso. Scena. Per me... una scena. Sì, per me. Guarda, sono 15 piani. 15 piani, non è che. 15 piani. Le porte per 15 piani. Vabbè, allora. Perché dobbiamo ancora ululare per la prima volta alla luna. Quel cazzo che sa da fare. Ma qui siamo avete ululato. No, l'abbiamo già fatto. Avete abbiamo ululato in Umbra. Prima di aggredire i ragni. Allora. In Umbra di là. Più che prima di prendere a pizzi, io mi faccio tipo. Tipo partita di rugby, okay. Si mettono tutti coach così e strizzo spalle, do capocciate, cerco di fargli male e di incoraggiarli e... Mm-hmm. Quindi cerco diciamo di incoraggiarli in qualche modo e fargli comunque male, cerco di alimentare la loro furia in questo caso in questa maniera, mm-hmm. Dentro l'ascensore e quindi faccio questo tiro di gloria più intimidire, credo. Il diritto della furia è gloria più intimidire. La difficoltà, la difficoltà è base, è base, difficoltà base è pari 3. Al numero di partecipanti a mamma fra 3. Qui è 3. Sì. Ok. Allora, facciamo... Se vi aumento di 1 la furia è sufficiente o tento aumentando la difficoltà di 2? Beh... Se lo fai di 2 per me significa andare a 5, però penso che a Cogwheel serva. Io sono a 0. Cioè io zero, vi dico chiaramente che sto, io ho perso il lupo. E si può spendere forza di volontà per questo rituale? Certo. Per qualsiasi diciamo tiro. Sostituire qualsiasi tiro. Qualsiasi perché, tiro. Avrei 5, perché avrei 5 dadi da tirare. Mm-hmm. E si dirà anche il dado furia? Oppure 5 dadi certo. E basta? No, ok, anche okay. 5 dadi, quindi la difficoltà sarebbe 5. Ok, ci proviamo? Ok, no. Un successo, però puoi tirare e gli altri... Ah, però avevi già deciso di alzare la difficoltà per salire di 2, giusto? Sì, dovrei fare per forza 2 10. Puoi provare. Cioè, è uno spreco di forza di volontà che ti servirà poi per non attaccare noi quando sarai in Krynos. Ma io posso andare, posso aggravare alternativamente Cogwheel potrebbe con la rana quello che stavo e quello che stavo esattamente okay. Quello che stavo considerando. E niente, vi ho solamente quello fatto malissimo alle spalle e ci hai fatto malissimo alle spalle, io approfitto di questa cosa che per appunto usare prendermi un pallino di una crocetta, un pallino quello che è di Arano e automotivarmi. Esatto, diciamo automotivarti, in realtà tu anche percepisci... se devo dire che mi sembra strano che
prendere un pallino di Arano, quindi deprimermi di più, mi aumenti la rage. Il punto è che a te non sembra più che quello che stiamo facendo abbia senso, e questo fa salire la tua furia, la massimizza. Capito? Cioè, il discorso è, se tu cominci ad andare in... Cosa stiamo facendo adesso, per esempio? Abbiamo appena fatto fuori 3 droni, sentiamo colpi al piano di sopra, non stiamo ricavando un cazzo, e scivoli lentamente nel non stiamo risolvendo niente. Tu non sei cosciente adesso che ti stai avvicinando all'Arano, ma questa specie di conversazione mentale che fai con il tuo self con la tua self sabotatore ti fa salire di botto la furia a 5. Quindi, se vuoi, la puoi chiaramente anche interpretare. Certo. Va bene, faccio così. E in realtà... reagisco in maniera estremamente stizzita, quindi, al tentativo di rituale dell'alfa. Proprio cercando di smanacciare, di liberarmi. Che cazzo stai facendo, porca puttana? Anzi... C'ho sempre questa voce qua, io che cazzo! Giusto, questa è la mia voce. Questa è la mia voce! La mia voce. Esatto. La userei subito in realtà per andare almeno in glabro, almeno. Mm-hmm. Quindi... Che comunque in glabro posso ancora usare la pistola e mi dà un po' di vantaggi, forse addirittura assorbo. Mi sembra di capire che qua non si assorba più, giusto? No. Sicuramente ci sono dei doni che ti permettono di subire meno danni, ma al momento voi non li avete. Sta di fatto più che altro in Krynos, considera che in Krynos abbiamo 4 quadratini in più di salute. Sì, di salute, sì, però non è assorbito. Vabbè, comunque ci riesco. Comunque ci riesci. Vai, e vado in glabro. Vai in glabro senza perdere furia, quindi. Esatto. Al momento abbiamo Five More Minutes che ha furia 3 ed è in Omid. Sì. Cogwheel che ha furia 5 ed è tornato in glabro. E Double Cross che ha furia 3 ed è in Omid. Ok. Lentamente l'ascensore arriva con un ding al 15° piano. Le porte si aprono, riconoscete subito il corridoio che avevate già visto. In realtà l'aveva visto solo Cogwheel in Umbra, ma lo vedete tutti adesso. Il corridoio è tappezzato di corpi. Le porte della sala conferenze sono aperte. Tutte le persone che avete visto entrare all'interno dell'edificio, i bodyguard, i facenti parte del consiglio di amministrazione, tutti quelli che erano entrati poco fa sono morti. Alcuni sul tavolo, altri per terra, altri hanno cercato chiaramente di fuggire, sono caduti nel corridoio. In fondo al tavolo vedete una figura che Cogwheel ha già visto, ma in realtà a voi è la prima volta che lo vedete, e riconoscete una donna magra, pallida, che seduta al tavolo vi osserva dondolando lentamente a destra e a sinistra con la sedia. Sta passando le dita davanti al tavolo, di fronte a lei c'è una valigetta 24 ore che è aperta, e sembra emanare una specie di luce azzurrina. Sul tavolo bianco c'è una specie di alone, come se fosse partita un enorme flash che ha bruciato parzialmente la superficie. Lei, quando vi vede arrivare e uscire, o comunque vi vede attraverso le porte che si aprono dell'ascensore, sorride, ma resta ferma. Ci sono porte? Sì, ce ne sono diverse, però direttamente questa è quella. Ci sono porte già aperte oltre a quella? No, nel senso, ci sono delle porte nel corridoio prima di arrivare alla sala conferenza. Non ci sono altre porte aperte? No, però ti dico, c'è questo corridoio che ha chiaramente porte, che saranno bagni, zone di servizio, altri uffici. Poi le porte aperte e la sala che vedete. La gente che è morta nel corridoio, sentiamo il classico odore di polvere da sparo nell'aria. Sì. Okay. Anzi, potete vedere che
le guardie del corpo, o meglio, quelli che sicuramente erano le guardie del corpo sue, di lei, di questa donna, quando è entrata, Cogwill, tu l'hai vista, mm-hmm, accompagnata, sì, hanno in mano le pistole. E sembrano morte per colpi d'arma da fuoco, loro? Per farlo dovete avvicinarvi, perché in questo, okay, momento siete ancora dentro l'ascensore. Giusto. Io esco dall'ascensore, ma in realtà... la prima cosa che guardo sono, c'è la classica porta che dà alle scale di servizio che, sì, scendono? Sì, a fianco. Voglio... proprio ai cosi, agli ascensori. Ok, io la apro e cerco di tendere, se non c'è nessuno, cerco, mm-hmm, di tendere l'orecchio per vedere se c'è qualcuno che si sta allontanando a, no, gran... No, no, no. Okay, non senti, no, nessuno che corre per le scale. Lo sentiresti perché, essendo un ambiente angusto, chiunque, sì, sì, corra... fa un eco che risalirebbe, ma al momento il palazzo intero ti sembra silenzioso. Ragazzi, questa è la relazione del mio PG, fate voi adesso. Ma io sono sceso dall'ascensore comunque, no? Sono un po' avanti. Sono sceso io. Lui è sceso sicuramente. E mentre lui faceva questo, cosa avete fatto voi? Double Cross ha guardato quello che faceva Cogwill, quando gli sembra di capire che non ci dovrebbe essere nessun altro, metto una mano dietro la schiena dell'alfa e gli dico, a voce normale in realtà, avanziamo, capo. Io, come se la decisione fosse mia, avanzo, però avanzando guardo fisso la tizia in fondo al corridoio, in fondo alla scrivania, quindi in fondo poi anche alla stanza, però ovviamente ogni tanto do anch'io un'occhiata a destra e a sinistra per vedere i corpi, mm-hmm, che sono lungo il corridoio, eccetera, e nel farlo, se ovviamente ho questo, non lo so, poi chiaramente dimmi che tipo di tiro, mm-hmm, capacità di capire, a parte quelli morti palesemente da armi da fuoco, quindi hanno buchi di proiettile, eccetera, se le guardie del corpo hanno altri segni diversi, che sono morti in una maniera differente, insomma, allora, ecco quello che... Però, ripeto, non sono un grande osservatore come personaggio. Non serve una grande capacità di osservazione. Quando percorrete i pochi metri che vi dividono dalla porta dell'ascensore ai primi corpi, e immagino a questo punto che Cogwill, una volta assicuratosi che non c'è nessuno per le scale, ti riunisce, sì, i tuoi, sì, compagni. Vedete che hanno tutti la gola squarciata. Tutti. Dalle guardie del corpo ai membri del consiglio di amministrazione. C'è una poca quantità di sangue per terra, per quanto potrebbe essercene quando uno viene sgozzato o la sua gola viene squarciata da verosimilmente morsi, ma sono tutti morti in quel modo. Grandezza dei morsi? Morsi umani. Giusto per avere la conferma. Una confermina. Non vorremmo. Non vorremmo mai. Altri. Ok. Quindi non c'è nemmeno odore di sangue, in realtà. Magari un po' di odore di sangue lo senti. Sì, ma poca c'è roba. Più, no, c'è no, più l'odore, no, della polvere, non della da sparo. Strage, non della strage che c'è, no, stata. No, no, no. Ma è quella la... Sì. La tizia, la, sì, la capa vampira. Sì. Quando dici capa vampira, lei fa un piccolo sorrisino e smette di fare destra e sinistra, sai che si, mm-hmm, così sta andeggiando, sì. Signora Kroger, Cresti, Crata, com'è che si chiamava? Stavi facendo la formula per evocare il Necronomicon, giusto? Esatto. Dal film di Evil Dead. Tu, Marada, Nicto. Lei ti interrompe in questo tuo tentativo di storpiare il suo nome, fa: signor O'Neill, sapete benissimo chi sono e mi dispiace che i miei sottoposti ora non siano riusciti a fermarvi. Evidentemente è un lavoro di cui dovrò occuparmi io. E facendo questo appoggia le mani sul tavolo e si alza in piedi guardandovi, ma non si muove da lì. Vai, Double Cross.
vorrei provare ad usare Difetto Fatale, che mi permette di individuare una sua debolezza in più, e in caso di buona riuscita mi dovrebbe dare un dado in più per attaccare, in caso appunto di combattimento corpo a corpo, che saranno danni aggravati. Ok, quindi lei dovrà tirare di contro tutti di gloria e intelligenza. E usi lei autocontrollo più sotterfugio. Perfetto. Esatto, quindi vai con il tiro, quindi ottieni fatto due successi. Ok, e lei farà il tiro di reazione, probabilmente supererà e amen. 1, 2, 3, si è fatto. Tu cerchi di praticamente penetrare la sua mente in qualche modo, cerchi di vedere come si muove, la studi, il tuo sguardo si posa dalle mani che sono sul tavolo al braccio, cerchi di vedere se magari ha una spalla che cade un po' più dell'altra, e poi vengono catturati immediatamente dai suoi occhi gelidi e senti come una specie di schermo, uno schermo che freme e che ti respinge, respinge il tuo dono, respinge la tua volontà, e ti ritrovi praticamente quasi a retrocedere di un passo, ma non lo fai. Questo mi fa incazzare come una belva, tant'è che comincio a stringere i pugni, e se non fosse che sono in Omid e non in Glabro, probabilmente adesso mi starebbero sanguinando le mani. No. Voi vi state sempre avvicinando o vi siete fermati? Sì, cioè siete arrivati all'ingresso della sala conferenza? Nella mia stupidità, quella Madonna, appunto. Nella tua stupidità, no. Ok. Cioè, non... è una signorina. Hai appena detto che sei la capa vampiro adesso. Vabbè, sì, però per me comunque che essere capa vampiro... Ha detto dovrebbe. Esatto. Ha detto dovrebbe. Ma noi abbiamo detto di sì anche. No, però anche se mi confermate capa vampiro, per me comunque... cioè, non faccio il passo... vampiro! Non faccio il passo successivo che potrebbe essere una minaccia. Certo. Beh, è un vampiro, è una capa, appunto. Non ciò faccio questo passaggio logico. Comunque io continuo ad andare avanti. Vedo che comunque ci sta Cogwheel, che è rimasto in forma glabro, Double Cross, addirittura Omid, riguardo. Quindi la ammazziamo? Lei scoppia a ridere, vi volta la schiena e comincia a camminare verso le finestre. E dice: in realtà credo che dovrei avere un po' più di pietà per voi, dopotutto, se non fosse stato per quello che avete fatto al sito di scavi, ora non saremmo qui, ora non saprei la verità. Si volta di nuovo a guardarvi, se non la interrompete. E io stavo giusto per chiedere, in realtà, come... aspetta che devo fare la voce. Sì. Beh, come va questa vostra piccola avventura col caro Dustu? Ah sì, Dustu. Credevo davvero che quello fosse il vero potere che si nascondesse sotto quella stupida montagna, ma ora so, grazie alla grande tessitrice, vedo tutto, vedo voi, i vostri fragili corpi che presto prosciugherò dopo che mi avrete detto dove i vostri compagni si nascondono. E mentre parla, vedete praticamente che dalla sua schiena cominciano a fuoriuscire dei tentacoli, dei cavi, sembrano dei cavi elettrici. Zampe. No, non zampe, sono cavi elettrici che cominciano a muoversi come... sembra un po' il Dottor Octopus di Spider-Man, ma sono cavi elettrici. Okay. Dopodiché tutto sarà in ordine. E sollevandosi grazie a questi cavi, sposta le sedie e comincia ad avvicinarsi verso di voi. C'è un drone vampiro. Vado in clino. Metro a retro. La tattica che ho vinto prima, la facciamo. Io direi che possiamo iniziare il combat. Ah, stavo pensando che stessi dicendo la interrompiamo qua. No, ma sta scherzando. Ma sta scherzando, non esiste.
E... ah, insomma, se è fatta la certa, l'immagine ormai della... l'ora è quella che è. Ragazzi, lei in pochi istanti, avete il tempo di trasformarvi in Krinos se volete. Certo, è quello che faccio, l'ho detto, lo faccio. Krinos. E io invece, come ho detto, arresto, vorrei arretrando e sparando. Ok. Se esiste la possibilità di fare sparando, sì. Allora io di svuotare letteralmente il caricatore, e questo è il momento. Ok. Nella vecchia c'era il full auto. Allora, io vado in Krinos e consumo un punto di furia, quindi sto a furia 2 e sto in Krinos. Idem. Mm-hmm. Quindi okay. Siete, scusami, Krinos, Glabro, Krinos, ripetetemi la furia. 2. 5. 2. Ok, benissimo. Quindi il buon Cogwheel ha deciso di retrocedere e sparare, quindi questo te lo posso concedere, ma poi lei arriverà e colpirà sia Five More Minutes che Double Cross, che fanno appena in tempo a trasformarsi in... ok. In, come si chiama? In Krinos. Okay. Vai con il tiro di destrezza più armi da fuoco, più 2 perché è una pistola pesante. 1, 2... Due danni. Prendo un punto di furia di forza di volontà, per ritirare 3 dadi. Okay. Esatto. Nice! Quindi ottieni 1, 2, 3, 4, 5... successi, perfetto. La difficoltà 8, non so se cambia qualcosa. No, non cambia assolutamente niente. Allora, tu la colpisci alla spalla, ovviamente lei non accusa assolutamente il colpo, si crea un buco non indifferente nella pelle morta, ma velocemente i tentacoli colpiscono sia Five More Minutes che Double Cross. Se volete potete sempre schivare, chiaramente avete la vostra azione di reazione. Io voglio invece afferrare, non so se questo, nel senso, se io invece di schivare voglio afferrare almeno 2 tentacoli, uno per zampa. Sì. Quello che volevo fare anch'io. Ok. Lo potete voglio fare, afferrarla. Però non diminuirete i danni che vi vengono. Ok. Va bene. Allora, per me lo potete fare in automatico. Per me proprio potete afferrarli così, sì. Perché sono talmente tanti... Vuoi che ti spiego perché ho fatto questo? Sì. Che potrebbe essere, nel senso, magari dici no, allora non... Perché vorrei, visto che la vedo molto, cioè, nel senso, artificiale, poco umana, vorrei utilizzare logorare su di lei. Ok. Per dissolvere e far andare in, diciamo, in, come dice, in entropia, quello che sia da logorare, questo suo corpo meccanico. Certo, va bene, per me puoi provare. Quindi questo, quindi la blocchiamo, io sia lui che la blocchiamo, però prendiamo i danni. Per bloccarla, proprio cercate di afferrare dei tentacoli. Okay. Perfetto, però, okay. Da, Five More Minutes a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, che vengono dimezzati, quindi subisce 4 danni superficiali, mentre il buon Double Cross subisce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anche tu, quindi altri 4 danni superficiali. E tocca a voi. Allora, scusi, vediamo questa cosa. Io proverò a fare logorare. Mm-hmm. Quindi puoi usare il dono in combat. Logorare, fammi vedere un attimo che cosa dice. Si controlla tranquillamente. Onore più fermezza. La difficoltà è variabile. Corrode o fa marcire qualsiasi materiale inerte. Adesso lo guardiamo un attimo più nel dettaglio, perché ovviamente qua è molto stringato. Sì. E direi che lo leggo, l'ho segnato. Ah, ce l'hai? Dimmelo pure, leggimelo pure. Allora, devo toccare il bersaglio e effettuare appunto la prova di fermezza più onore con difficoltà basata sulle dimensioni e sul materiale dell'oggetto, sì. Cioè le sostanze naturali come legno o pietra, immagino, poi non so, la carne, sono più resistenti, al contrario di quelle sintetiche. Lei, soprattutto la plastica, lei, cioè, presumi che sia parzialmente sintetica. Esatto, quindi, diciamo, è più facile con le sostanze, diciamo, sintetiche. Ok. Allo stesso modo, le leghe sono più vulnerabili a questo potere rispetto ai metalli puri. Quindi più è, diciamo, composita e più è facile. Mm-hmm. La difficoltà va da 2 per oggetti simili a una pistola, okay, fino a 5 per un pilastro di pietra incisa.
Quindi la difficoltà devi deciderla tu, devi io capire. Io direi che se vuoi corrodere lei, la difficoltà è molto alta. Se vuoi corrodere e staccarle uno o due tentacoli, allora la difficoltà cala. Voglio, io ho preso i tentacoli, quindi le mie mani stanno corrodendo qualcosa, immagino questa cosa, quindi sto corrodendo i tentacoli. Sì, puoi praticamente scioglierli o comunque farli decadere. Quindi sì, possiamo tenere limite... come difficoltà 3 per me, se ti accontenti di corrodere 2. Ah, ovvio... poi dice, non è possibile aprire un buco in una porta, ma corsa per intero, cioè quello che tocco si corrode tutto. Tipo lasci la sagoma. Bellissimo, mentre corri attraverso una porta tipo Fantozzi. Sì, nel senso, se io inizio a corrodere, si continua a corrodere fino a un massimo di una tonnellata di materiale. Va benissimo. Quindi si scioglie tutto il tentacolo, immagino. La difficoltà è 3. E okay. Possiamo fare che per... Vabbè, facciamo che la difficoltà è 3. Quello che mi sono dimenticato di dirvi è che ovviamente questi danni sono stati inferti a voi tramite altri tentacoli che proprio vi sono praticamente impiantati nella carne e nella pelliccia. Ah, ok. Perché se no, cioè nel senso, avete fermato due, però ce ne sono altri più piccoli, più infidi che non siete riusciti a fermare. Tanto cado furia perché devo fare un test di furia e l'ho superato. L'ho superato, perfetto. Come hai detto che era, praticamente il tiro era di fermezza più onore. Quindi sono 5 dadi, 4 successi. 4 successi, perfetto. Quindi superato il... Sì, superato. Tu in pratica fai esattamente quello che hai dichiarato. Le tue mani iniziano a corrodere la parte sintetica di questo mostro e si staccano proprio parti di plastica, di metallo, di materiale inerte che cade a terra sibilando e corrodendo il pavimento di parquet. Dopo un po' i due tentacoli che le hai afferrato si sono staccati. Mentre Double Cross che cosa fa? Nel momento in cui i tentacoli che ha afferrato Five More Minutes si staccano, io ne approfitto e avendoli ancora belli saldi cerco di usarli per scagliarla tipo contro il muro. Cioè allontanarla da noi e scagliarla contro il muro. Ok. Quindi lei ti devo fare rissa più forza? Lei opporrà una fiera resistenza a questa cosa. Io direi che devi fare rissa più forza. Ok, quindi sono 5 più 1, 6 più 4, 10. Giusto? Sì. E ho furia 2. 1, 2, 3, 4, 5. Vuoi ritirare? 5. Sì. E Orso, tu scalati una volontà perché non l'hai ucciso. 6. Giusto. Quindi 6 successi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lei percepisce il tuo tirarla, ma al par di più di farle fare un passo verso di te, non ottieni, perché praticamente hai i piedi saldati a terra anche da alcuni tentacoli che la tengono aggrappata al pavimento. Ogwil a rage 5. Quindi è tempo che anche lui lasci perdere qualunque sottigliezza. Le getta contro... Vado in Krynos e le getto contro la cazzo di pistola. Così lancio almeno a 4 dadi in più. Esatto. Non nego il tentativo. Il tentativo, vabbè, non importa, lo stesso. La pistola fa 4 rimbalzi, gli si punta esattamente sotto il mento e spara. Hai usato atletica? Faccio, ah, scusa, no, intanto ho tirato per andare in Krynos, quindi la mia rage da 5 passa a 4. 4, ok. E devo tirare nuovo furia. Di nuovo furia, di nuovo furia perché sono due test per andare in Krynos. Ah. Questo regge. Resti a furia 4, furia fantastico. 4. E mi devi fare quindi un tiro di forza più atletica perché stai usando un'arma impropria praticamente. Considerando comunque che hai il bonus della Krynos. Quindi io ho forza 2, atletica 0,
più il bonus del Crinos 4, 6 dadi. Di cui 4 di rage. 1, 2, 3, 4 successi. Lei non lo schiva, cioè è stata già troppo impegnata con due che lo stanno tirando da parte all'altra. E la colpisci praticamente in testa, la pistola rimbalza e sei però passato in Crinos. Tocca di nuovo a lei e guardandoti un po', tipo ha ricevuto la pistola in faccia, ti guarda e inizia anche lei a emettere questa strana luminescenza e vi frigge di nuovo a tutti e due. Porca mia. Tutti e due o tutti e tre? Tutti e due, perché il Cogwin non è lì. Uno, lui lancia da lontano il codardo di merda. Prendi una sedia la prossima volta. 1, 2, 3, 4. È andata meglio a double cross. E 5 more minutes subisce 4 danni. Dai, 2 in totale? Già dimezzati. Già dimezzati, e ok. Invece... Mi ricordo, io sono. Posso io. Ah, scusami, se ti interrompo. Sì. Andrei a tutti i danni superficiali. Sì. Sono ancora vivo perché devono essere aggravati. Per sì, aggravati. Scritto. Sì. Sì, cioè, okay. Allora, prima ci sono i superficiali che riempiono tutti. Poi, perfetto, quando non ne hai più da riempire in superficiali, ricominci a segnarli e diventano aggravati. Quindi ora come sei messo? Tutti i superficiali. Sei pieno di superficiali? Sì, 10. Perfetto. Perché avevo 6 più 4, no? 10 sei superficiali. Sei pieno di superficiali. Quindi sì, sì, sì. Qualsiasi altro danno prendi da ora in poi diventano e aggravati. Aggravati. Okay? Perfetto, chiaro, chiaro. Non contenta, lei con gli artigli che sono spuntati dalle sue mani, dalle sue unghie, fa per colpirvi ciascuno di voi. Scusa, Master, sì? Io quanti danni superficiali avevo preso prima? Non me l'hai detto? 1, 2, 3, 4, ne subisci 2. Ok, allora questo è per Orso e questo è per... Se vi state chiedendo perché sta facendo tutti questi danni senza dimezzare il suo pool, è che i tentacoli le consentono di attaccare avversari multipli senza subire penalità. Meno male che io ce n'ho due in meno. 4, 5, 6, quindi 3 danni a il buon 5 more minutes. E 1, 2, 3, 4, 5. Scusa, ma non possiamo difenderci dagli sì, artigli? Sì, certo. Sì, sì, sì. Potete difendervi, mi sono dimenticato. Avete ragione. Comunque, allora, quest'ultimo tiro sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 successi per Orso, che deve superarli per schivarli. Hai ragione, mi ero dimenticato che potete cercare di schivare. No, visto che devo. No, hai fatto bene, io mi stavo dimenticando. Devi tirare. Allora, comunque... Forza, sì, perché comunque... Ok, perché comunque diciamo ormai la presa non so più perché l'ho fatti sciogliere, sì, quindi non so più in presa. Yes. Quindi forza più rissa per schivare e basta, semplicemente non mi conviene. Ok, quindi sarebbero sempre 12 dadi. 12 yes. Dadi. E lei ha fatto 6. Ogni successo che fai tu abbassa i suoi. E poi i danni che fa vengono comunque dimezzati perché sono danni superficiali. Ok. 12. Però non sei messo bene, perché cominci a prendere danni... Lo so. Gravati. Lei ha fatto 6, tu fai 1, 2, 3, 4, 5. Ne subisci... No, amore, ne hai fatti 1, 2, 3, 4... Ah sì, 5, 5. Quindi comunque ne subisci sempre uno. Il minimo è sempre uno. Quindi lei comunque con la mano ti colpisce appena in tempo, ti lacera parzialmente il fianco, senti questi artigli che ti tagliano. Però poteva farti molto peggio. Mentre il buon Double Cross deve superare il suo tiro di 4... Ok, allora ti tiro in atletica più 1, destrezza. 2, 3, 4, 5. No, lei ha fatto 5, scusami. Okay. Atletica più destrezza, okay. Sì, o più forza, insomma, dipende da che approccio vuoi usare. Se vuoi andarle contro, se vuoi schivarla o tirare, trovare un altro sistema, per me va bene anche la destrezza o la forza. E allora io faccio una finta per cercare di schivarla, ma poi in realtà gli do un'artigliata. Ok. Ok, proprio al braccio, sì, cioè nel senso mi sposto e gli do un'artigliata sui suoi stessi artigli, cerco di... Okay. Quindi, allora, sono
ti devo dire a rissa più forza? Mm-hmm. Ok, sono 5 più 1. 5 più 1, 6. Più 4, 10. E gli artigli mi danno quanti dadi? 3. Quindi sono 13. Yes. Devi superare 5. 1, 2. 7 successi. 7. Quindi le fai anche 2 danni. Ok. Va benissimo. Ora, Cogwheel, tocca di nuovo a voi in realtà, perché questo era il suo attacco. Tocca di nuovo a voi. Facciamo da Cogwheel, dai. Era l'unico. In realtà no, dovrebbe essere per prossimità, quindi ci siete prima voi due, poi Cogwheel che è lontano. Ok. Ah, tecnicamente tu Doublecross hai fatto, tu sei più vicino perché ho schivato, mi sono allontanato leggermente. Io la sto tenendo. È più vicino. Io la sto tenendo e gli ho dato un'artigliata, quindi dato che io la sto tenendo in realtà farei agire prima te. Perché teoricamente la sto tirando e l'ho appena ferita. Potete fare una tattica di gruppo, esatto. Va bene, allora. Ah, facciamo così. Se Double Cross vuole, diciamo, rinunciare alla sua azione, potresti dare un vantaggio a 5 more minutes per colpirla eventualmente. Cioè proprio se tu, se la tua azione è lotta, la tengo ferma, lui potrebbe avere un bonus. Di un tot di dadi. Allora, quanti dadi in più gli darei per fargli male? Direi 3. Ma sai che ti dico? Sì. Ok, sì, allora fammi prima tu il tiro per tenerla ferma, quindi tiro di lotta. In teoria ce l'hai come specializzazione? Mm-hmm. No. Sì. No, hai morso. No, proprio lotta finta. No. Morso e finta, scusa, niente. Comunque è un tiro di lotta, sì. Perciò è forza più rissa, e anche lei ovviamente cercherà di vincolarsi mentre la tieni ferma. Ok, 5 più 4 per il Krynos sono 9, yes. Più 3, 12. Ok. Uè. E sono 4, 4, 8, 9 successi. 5, 6, 7, 8, 9 successi. Lei fa 1, 2, 3, 4 e 5 successi, però usa la volontà, questa volta non vuole tenersi ferma, e niente, sempre 5, cazzo, sarà stata 5, quindi riesce a trattenerla con lei che emette un urlo stridulo che ricorda quello di una macchina che va in errore, tipo così, però molto più alto, più acuto. Okay. Acuto, vai. I modem ADSL quando si mettono. Esatto. Vai 5 more minutes. Allora, io ti dico questo. Mm-hmm. Attivo colpo poderoso, no, colpo furioso, quindi faccio intanto un test di furia. Va bene. Non sono a 0, va solo a 1. Okay, e quindi faccio questo attacco di artigli su di lei. Mm-hmm. Poderoso, quindi avrei, allora facciamo i calcoli. Double Cross, spendi forza di volontà perché non hai ucciso nessuno in questo momento. È finito il mio turno, sì. Vai. Okay. Allora hai 4 forza. 4 a rissa. 8. 4 forma Krynos. 12. 3 artigli. 15. 2 colpo poderoso e gloria, quindi va a 17. 17 più i 3 che ti sta dando il buon Double Cross. Dai. Secchielli di dadi. E quindi in totale sono 20. Ok, 20. Vai con un tiro di 20 dadi da 10. Che poi non è detto che. Per fortuna che gli uno non fanno annullano, sennò era una merda con tutti questi dadi. Vediamo cosa succede. Allora, vediamo subito che cosa viene fuori. Viene 2, 3, 4, 5. 5 successi. Spendo volontari di Rai. 6, scusa. Spendo volontari di Rai. Spendi volontari, tiri. Lei non può difendersi perché la sta tenendo ferma da Double Cross. È un altro successo. 7 successi, perfetto. Mannaggia. Tu l'artigli
in pieno petto, perché praticamente Double Cross la sta tenendo dalle spalle mentre lei si divincola, i cavi ti si avvinghiano intorno al collo, Double Cross ovviamente, che ti sta proprio tenendo e sta cercando di staccarsi da te. E però senti che il suo corpo respinge i tuoi artigli, proprio senti che entrano, e poi man mano che l'artigliata scende, senti come se il corpo li stesse sputando fuori. Vai Cogwheel. Quindi dovrei spendere un punto di forza volontà? Yes, perché non lo uccidi. Non lo spendo. Vai in frenesia? Sì. Quindi rifullo. Sì. Furia. Sì. Io le salto addosso. La mia idea è... Allora, scusami, al momento c'è lei, tutti quanti i cavi... Abbiamo il Ragabash che è dietro di lei. Ragabash è dietro di lei, sì. La sta tenendo così da dietro. Incredibile. Sì, sì. Il nostro Prode Alpha che ha cercato di artigliarla al petto. Quindi diciamo che la parte alta è occupata. Sì, più o meno. Quindi io avanzo, mi abbasso. Sì. Quasi cercando di nascondermi sotto l'alfa, okay. Che è impossibile, però vabbè, per capirci. E dal basso, sulle quattro zampe, cerco di morderla a una coscia. L'idea istintiva è quella, ad esempio, di tranciare la femorale. Solo, ovviamente, lei non morta, no, questa cosa non funziona, però chiaro. Istintivamente è quello che mi viene da fare. Quindi certo. Un grosso morso a una gamba libera, la sua destra, probabilmente. Mm-hmm. Quindi... Vai con il tiro di forza più rissa. Forza 2 più rissa 2, 4 più 8 più 1 del morso 9. E ho anch'io dei bonus per il fatto che quell'altro me la sta tenendo ferma? Diciamo che potrei dartene un paio di dadi in più, non tutti e tre, perché cioè, lo stava tenendo scoperta per lui. Sì, quindi sì. Vai. Un bonus è un bonus. Un bonus è un bonus. Siamo tutti. Sì, sì. Va bene. A mani basse. Vai di artiglio o di morso, scusami? Morso. Morso. Quindi fai 3 successi. E... 4 successi, scusami. E faccio ritiro 3 dadi. Ok. Che sfiga. 4 successi. Ok. 4 successi di morso, quindi aggravati. Benissimo. Tocca di nuovo a lei, che in questo turno... Per curiosità, sì. Scusami, devo anche spendere... Allora, intanto segnami che spendo un altro punto di forza di volontà perché non l'ho uccisa. Sì, certo. E curiosità... Ce l'ho, io lei la riesco a mordere. Diciamo ce l'ho in bocca. Che gusto sento. Senti, lo anche lei come quell'altri ci hanno dentro petrolio. Gusto di plastica misto a quello che riconosci essere la corruzione dell'Wyrm. È proprio una cosa disgustosa. Quello non che... c'è sangue, non no, è un non c'è, c'è sangue, ma è un sangue talmente denso che sembra essere stato cotto praticamente su un tegamino per 6 giorni. E quindi è proprio densissimo come il miele, solo che non è come il miele. Ma poco costante. Tocca di nuovo a lei. E quello che il buon Double Cross può vedere, perché in questo momento Five More Minutes vede rosso, non vede altro, è che parte delle sue ferite cominciano a rimarginarsi. Proprio vedi, l'artigliata che gli ha dato Five More Minutes ha cominciato a richiudersi e lei di nuovo si divincola con i suoi bellissimi tentacoli e colpisce tutti e tre. Cosa vuoi fare, Double Cross? Mi sono scordato di dirti una cosa. Sì. Te la richiedo. Yes. A fine turno la... cercare di curarsi è gratuito, vero? Sì. Cioè, ok, non comincerò da adesso perché mi sono scordato. Non costa un'azione, cioè, nel senso... cioè devi fare la forza, devi fare il test di furia, ma è un'azione istintiva. Ok, ok. Quindi, prima tentacolata verso Five More Minutes.
seconda tentacolata verso Cogwheel, sì, verso Cogwheel, perché ci sei anche tu adesso in mezzo. Uh-huh. E terza contro Double Cross. Double Cross, io ti concedo di schivare se la lasci andare. Se la tieni stretta, no. No, no, non voglio schivare, okay. Ma anzi vorrei approfittare della situazione per spingerla verso l'alfa, che la sta artigliando al petto, e quindi premerla contro gli artigli. Quindi, alfa, tu sei in frenesia. Esatto, e come invece, devo comportarmi? Invece di schivare, come farebbe una persona intelligente che sta subendo, che ha subito danni superficiali, tu le vai contro e la attacchi. Quindi lei fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 successi e tu le vai contro con i tuoi artigli. Ma quindi devo prendere direttamente i danni o c'è ancora l'attacco che faccio? Cioè, poi tu, cioè praticamente come se ti schiantassi contro i tentacoli. Ok. Quindi tu tira la solita rissa. 15, io vabbè, colpo poderoso non ce l'ho più perché dovrei farlo ogni volta. Eh sì. Però direi che concentrarmi su un dono in questa cosa non mi pare molto... Assolutamente no, tu in questo momento vedi, no, tu vedi tutto rosso in questo momento e sei assolutamente preda di quello che... Della quindi sono i 12 i dadi forza rissa e forma Grinos più i 3 di artigli, quindi 15 dadi. Mm-hmm. E basta, quindi solo 15 e dadi. Basta. Solo 15 dadi. E 5 furia. Ovviamente neanche curarmi in frenesia non no, secondo me non ha senso. Lo dicevo, non mi sarei curato, ma giusto per... E nel frattempo... 3 più 3, lei ne ha fatti invece... Ma posso 7. Spendere forza e volontà? Sai che non lo so, sai che non lo so, fammi vedere, non mi ricordo. Un garù in frenesia se non spende volontà, quando entra in frenesia un garù passa in forma Crinos, mentre in frenesia il garù... Ignora l'essere compromesso, tiene 3 dadi bonus per resistere a molti poteri mentali. Non si possono usare i doni. Quando tutti i nemici sono morti o inermi, il gruppo uscirà dalla frenesia superando una prova di volontà con difficoltà 2. Se fallisce, il massacro continua. Quando il gruppo esce dalla frenesia, la sua furia cala a 0 e perde il vivo. Io credo che tu possa utilizzarla la volontà. Allora, faccio una ferita aggravata alla volontà e lancio 3 dadi. Yes. Tu avevi fatto 6, hai 7, 8 successi. Ok, tu riesci a tranciare i tentacoli, ma questo diciamo che non le fa chissà quale effetto. Semplicemente alcuni dei tentacoli vengono tranciati e vengono sostituiti da altri che ne fuoriescono dalla schiena e dai fianchi. Mentre l'attacco di tentacolata a Cogwheel sarebbe 1, 2, 3, 4, 5 successi. Quindi. No, scusa, che cazzo dico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 successi perché ha fatto 2, 10. Perciò, se vuoi cercare di schivarlo, devi fare almeno 7 successi. Beh, oddio, sì, ci provo. Puoi abbassare il numero di danni che fa, chiaramente. E nel frattempo, dopo che ha fatto il tiro Cogwheel, Double Cross mi farà un tiro, perché 5 more minutes... è in frenzy, Cogwheel è a terra, tu sei in piedi e la stai tenendo, mi fai un tiro di prontezza più allerta. Faccio solo 3 successi io. 3 successi, quindi ti becchi 4 e vengono dimezzati a 2, quindi subisci 2 danni superficiali. Mm-hmm. Mentre il buon Double Cross, che ha deciso di non schivare, si becca. Dove cavolo era? 1, 2, 3. Però posso. 5. Cioè, io non schivo perché cerco di. Allora, il punto è che adesso l'alfa non la tiene più artigliata, giusto? No. Quindi io quello che volevo fare era spingerla negli artigli dell'alfa che l'aveva artigliata. Quindi in tal caso cercherei di. Non lo so, fa qualcos'altro. Non schivo. Però dimmi tu. No, ma se non schivi. Fai la tua azione e la spingi in braccio a 5 more minutes, quello è sicuro. Però se non schivi ti prendi tutti i danni, nel senso sono 5 che vengono dimezzati a 3. Se invece 5. Lei aveva fatto 5 successi col terzo tiro per i danni dei tentacoli. Ne ho fatti 2. No. Terzo.
Ah sì, scusa, hai ragione, ne aveva fatti ha due. Ha fatto un 10 e un 9. Ti prenderesti un danno. Un danno. Ti va bene? Sì, sì, mi va benissimo. Okay. Ti va bene, perfetto. Quindi no, tu la spingi praticamente mentre un tentacolo ti tira una specie di sberla e mi fai il tiro che ti dicevo, di prontezza più percezione o allerta, mi sembra allerta. Allerta. Quindi sono 5 dati. 2. La madonna, okay. Quando il colpo del tentacolo ti sposta velocemente la faccia verso sinistra e guardi lo skyline della città oltre la vetrata, vedi una rapida sagoma nera che passa davanti alla finestra. Però tocca di nuovo. Qui sale ancora di più la mia furia perché vedo quello stronzo. Lo stronzo di merda. Mi cominciano a girare i coglioni. Tocca di nuovo a voi, giusto? Perché lei ha appena attaccato. Sì. Ah, però aspetta, lei ha attaccato con i tentacoli. Sì. Quindi può attaccare con... le manine. Con le manine, quindi... le manine grabbine. Le manine... le manine grabbine. E le userà su... le manine grabbine è bellissimo. Le userà su 5 more minutes. E vai. 1, 2, 3, 4, 5 successi. E posso tentare o secondo me tutti. Hai già schivato i tentacoli. Secondo me no. Quindi no. Ti prenderesti 3 danni che diventano 3 aggravati. Come sei messo? Sono a 4 aggravati e altri 6 non aggravati. Comincia ad avere un certo fastidio. Ma in frenesia però non ho malus. Sì, non hai malus, assolutamente. Però comincia ad avere un certo... fa male. Vai. Vabbè, dopo soffro. 5 more minutes. Ah, tocca a me adesso. Tocca a te. Lei ha fatto le sue azioni. I 15 dadi. Vai. Quelli, val fisso, 15 dadi. Vai. E, ok. Ah, una domanda, vero. Prima, giustamente, però, mi sa di no. Prima... anzi adesso in questo caso prima era un turno di risposta. Adesso io se non uccido non devo spendere forse contro la calcio, cioè frenesia, quindi non mi prende niente. Da adesso in poi tutto quello che si muove per te va fatto fuori, quindi state fermi. E adesso li contiamo, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 successi. Lei... allora, sì. Mi consigli di spendere volontà o muore? No, lei cercherà così, comunque, lei cercherà comunque di evitare in qualche modo il colpo. Spendo volontà. Faccio altri 3 perché qua bisogna andare al finale. Un altro successo. Un altro successo, quindi 11 totali, giusto? Sì, sì. Ok. Lei fa... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 successi. Quindi praticamente lei accoglie i tuoi attacchi, ma proprio è un po' come se la tua manata le arrivasse addosso e lei praticamente ti prendesse il braccio e se la spingesse dentro, un po' come fa l'Urz nel Signore degli Anelli, tipo quando viene colpito dalla spada. Quindi lei si fa tipo trapassare dalla tua mano e ti si avvicina. E quindi alla fine lei ha fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu avevi fatto 11? Sì. Perfetto. E va da Cogwheel e Double Cross. Vuol dire va da... tocca a voi. Tocca. Voi. Ok, no, sembrava che... No, lei va da... Lascia andare con... E tu e tocca a voi ora. Ti dico, Cogwheel, che io mi sto muovendo per cercare di rimanere sempre dietro di lei. La mia intenzione è di attaccarla alle spalle. Ti dico, Double Cross, che io invece l'unica cosa che penso di poter fare è mordere. Quindi, in realtà tu potresti essere ancora attaccato a lei con il morso, in realtà. Se non sì, l'hai lasciata andare... Proprio... No, oddio, ho schivato, quindi io suppongo che per schivare... Ti sei un attimo sganciato. L'ho mollata, mi sono... E poi adesso ho fatto la macarena, punto di nuovo. Ok. Di nuovo a mordere, quindi vai pure tu con il tiro. Vado io col tiro 4 e non c'è più il bonus dato da lui che cerca di tenerla ferma perché l'ha spinta via.
perché l'ha spinta via. La spinta verso il lava. Ok. Uno, due, tre, quattro successi. Va benissimo. Potrei ritirare due dadi al massimo. Yes. Ah, che conta che i danni da morso sono aggravati. Lo so, per quello. Sì, gli ritiro, gli faccio altri due. Mm-hmm. Inizio a finire. Boh. Ho fatto 2-10. Ci sono 2-10, master. Figo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 successi. Benissimo. Aggravati, te faccio un culo. Lei, come al solito, ha i tentacoli che le consentono di difendersi normalmente da multipli attacchi. Quindi tirerà sempre la sua lista per schivare. Hai fatto 7, hai detto? Totali? 7? No. Sì, sì, 7. Ok. Porco di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma allora vaffanculo, 8. Lei ti dà un. Lei mi fa pat sulla testa. No, no, ti dà un calcio. Dai, ti dà proprio un calcio. Perché fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11. Ti fa due danni. Praticamente ti dà una zoccolata con i suoi stivali in testa. E tu ti ritrovi praticamente a terra. Cioè, ti rialzi, però ti subisci due danni superficiali sulla crapa. Vai, double cross. Allora, double cross si lancia sulla sua schiena, le afferra le spalle e gli do un morso in testa. Ok, vai. Cioè, proprio cerco di prendere la testa tra le fauci e tiro verso l'alto. Ok. Quindi sono 5 più 1 per il morso, 6 più 4, 10, che sono in crinos, più il fatto che... Appunto, sto sempre mordendo, quindi il morso è più 1 e sono aggravati, 11. Vai. Maria. Però ne ritiro 3. 4, 5 per ora. Ne ritiro 3. Sì, vai. Successi 5, 8. Lei ovviamente si difende sempre con il discorso del può difendersi da multipli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi le fai un danno, diciamo, di surplus rispetto a lei che ha fatto 8. No, tu hai fatto 8, lei ha fatto 7, scusa, quindi le fai un danno di surplus. Aggravato. Sì, sì, aggravato, li sto contando gli aggravati, non vi preoccupate. E domanda, quello che ti chiedo è: resti attaccato alla sua testa oppure la mordi e poi ti stacchi per tornare a mordere no. Dopo? Continuo a tirare, però tengo le fauci chiuse. Cioè, tieni le fauci sulla sua testa praticamente, perfetto. Sì. Ok, allora, in questo momento... E vi dico una cosa, se al prossimo turno non la ammazzo, sono in frenesia anch'io. Molto bene. Ah, vero? Che anch'io adesso devo spendere un altro punto di forza di volontà? Eh sì. Io mi sto facendo danni aggravati alla volontà. Allora, in questo momento che tu hai praticamente la testa sua tra le fauci, la stai tenendo ferma, lei sta urlando nella tua gola, senti questo rumore terrificante che riecheggia nella tua carotide, senti un rumore di vetri che si infrangono e un impatto sul corpo di lei. E Cogwheel, tu che sei a terra e che stai guardando in alto, vedi che praticamente qualcosa l'ha colpita da di fuori e vedi praticamente un proiettile, o comunque la traccia di un proiettile che fuoriesce lasciando uno schizzo di quello schifoso icore che sostituisce il suo sangue. E ragazzi, questo colpo qua non dico che la stende, però la fa praticamente sobbalzare un attimo perché si volta verso la finestra, ma c'ha la sua testa di double cross verso... Si volta, ma c'ha la sua testa. E ragazzi, descrivetemi come la finite, contando che 5 more minutes è in frenzy e che è una certa... Ci ha stilato la kill. No, la uccidete voi, lei è ancora attiva. Però questo l'ha proprio
la mi puzza di stealing kill. Ragazzi, ditemi il capo è in frenzy, quindi poi lo lasciamo allo stronzo. Ah, è vero. Allora, sì. Il punto, il come la finiamo? Io posso dirti come la finisce il mio personaggio, ovvero sia che essendo attaccato alla gamba, a un certo punto riesce a staccare una grossa fetta di coscia, forse addirittura tutta la gamba, facciamo tutta via la così. Gamba. E se sono consapevole che in questa maniera lei è morta o stia morendo, io direi a Cogwheel a Double Cross sì, cioè leviamoci di culo, se no qua è facciamo... la fine. No, ma quello che faccio io è stringere più forte con il morso, spappolargli la testa, trapparla e lasciare il torso al capo. Le faccia quello che vuole, si sfoghi su di lei. Ok, quindi Cogwheel strappa una parte della gamba e scarta di lato per cominciare ad allontanarsi. Esatto. Se mi dici... devi spendere un altro punto di volontà, altrimenti cominci a scendere. No, passo a lupus. Passo a lupus. Passi a lupus per telare. Passo a lupus, tipo. Sì, sì, per telare, okay. Sì. E idem. Double cross. Idem. Schiaccia il cranio con molta difficoltà, perché senti questo cranio rinforzato che oppone una certa resistenza al tuo morso. Senti che però a un certo punto cede, fa un leggero crack, un altro urlo disumano, la... tiri su, strappando parzialmente, praticamente è come se parte del busto si recidesse a livello del bacino. Lei ancora si muove, ancora sta ardigliando, i tentacoli continuano a muoversi e ti si avvolgono parzialmente intorno, ma riesci a liberartene, saltare giù agilmente, passare il lupus e tutti e due ve la date andando verso il corridoio, mentre sentite il vostro Alfa che ruggisce. Alfa, a te la mossa. Allora, io ho continuato ad attaccarla in completa frenesia, e quando chiaramente, senza che me ne sono accorto, praticamente il suo corpo veniva ormai maciullato, decapitato, la afferro quello che rimane, e in maniera tipica dei cani che quando prendono qualcosa la scuotono nervosamente, curiosamente, così comincio a fare la stessa identica cosa, fino a che la lancio di rabbia verso i vetri della finestra rotti. Ok, il suo corpo, quindi non c'è più contro la vetrata, però diciamo che essendo vetri rinforzati non viene buttata fuori in strada. Ok, ma non c'era già il vetro è rotto dal proiettile? A meno che non mi dici che tiri esattamente nel punto dove è passato il proiettile. Va bene, in frenesia non posso controllare queste cose, quindi la butto contro i vetri e ovviamente vedo se si muove. Sì, sì, lei continua a muoversi finché proprio... Allora devo andare, allora devo continuare su di lei, certo. Per forza, perché io vedo quello che si muove, vado, e quindi continuo a... Oddio, siamo al quindicesimo piano, siamo? Sì. Muoio, quindicesimo piano, leggermente. No, muoio tantissimo. No, vecchio, no. Certo. Cioè, a meno che lei non sia fuori, tu non hai il motivo di buttarti dalla finestra. Ok, io vado su di lei e continuo a fare la stessa identica cosa. Benissimo. Quindi la scuoto, la butto verso un muro, la scuoto finché non senti muoversi. Il basta, suo fine. Sangue nero e puzzolente come il catrame viene sparso per tutta la stanza. Lei in tutta questa procedura continua ad urlare, i tentacoli continuano a fuoriuscire dal suo corpo, parti del suo corpo vengono parzialmente rigenerate, ma tu ricominci ad assalirla finché ad un certo punto non le stacchi la testa con un poderoso morso e tieni il suo busto tra le zampe artigliate, e lei comincia praticamente a decadere, a trasformarsi prima in un corpo putrefatto e poi in una mummia e poi in cenere tra le tue mani. Tu in quel momento svieni e torni in forma omida. Ragazzi, ditemi cosa fate una volta che avete sentito i rumori
delle grida belluine dalla sala conferenze che sono terminati. Ci avviciniamo. Ci guardiamo l'un l'altro. Tipo... Vedete l'alfa praticamente tipo così ribaltato a terra, coperto di sangue e di melma nera, nudo. No, nudo no, perché ha i vestiti dedicati, però svenuto, completamente fuori combattimento. Anzi, Double Cross, visto che tu mi hai fatto un tiro della Madonna prima con il tiro di percezione, istintivamente guardi nel palazzo a fianco, di fronte esattamente alla vetrata, e vedi una figura nera che ti fa così, si volta, e poi un corvo che se ne va. Anche se non mi vede, alzo il braccio e faccio così. Sì, lo sapevo. Ti ho stilato la kill. Cosa fate? Arrivare volta... un po' prima, no? Oddio, io... siete cavata bene contro i droni. Lui era lì per aiutarvi. Io mi stronza. Guardo un attimo attorno e dico, io penso al capo, tu fai... gestisci la cosa della memoria, del cancella la nostra presenza. Dobbiamo farlo tutti e tre insieme. Però avevamo capito più o meno dov'era la sala server o roba del genere. Sì. Comunque, ragazzi, vado verso la sala server. Giusto per chiudere un attimo la scena, cioè non dobbiamo raccontare tutto quello che fate, mi dite più o meno cosa fate per coprire e poi passiamo alla chiusura, perché questa io, è la fine. Io ho effettivamente un po' di tentennamento, nel senso che guardo lo Shadow Lord e dico, devo curarlo, vero? Ah sì, quando mi sveglio faccio un culo così, perché se... Perché la domanda è, lo curo o lo finisco? Deve essere una soluzione anche quella. Cioè, capiamoci. Aia. Consideriamo i pro e i contro. Me ne vado. Vabbè, lo curo. Vabbè, ma diciamo che... la mia furia è 5 o 0? Adesso? Sei andato a 0, tu adesso hai perso il lupo completamente. E senza farvi fare i tiri, Cogwheel, tu riesci a usare tocco della madre, magari non lo refulli con il tiro pazzesco che hai fatto prima con Double Cross, ma riesci il tanto che basta a rialzare 5 more minutes e potete agire tranquillamente. Ditemi in poche parole cosa fate per coprire quello che è successo e poi ci spostiamo per discutere del post. Non c'è una cippatrice in zona, non vero? Non c'è una cippatrice in zona. Nessuna cippatrice in zona. Però negli uffici sono quelli per la carta. Sì, ma lei non è un pezzo di carta. Lei è diventata cenere. C'è un Dyson. Va bene. Double Cross va nella sala server, fa un po' di impicci con i cavi e fa in modo che da lì a pochi secondi si surriscaldi e vadano a fuoco. Okay. Quindi poi raggiungo gli altri e dico, togliamoci dal cazzo, perché sennò tra poco diventiamo degli arrosticini. No, non c'è un cazzo. Vabbè, poi, roba ovviamente... infiammabile, come al solito, fuoco. Ovviamente quando sarà... faremo il rito del registro che dimentica, ma non è questo il caso. Ma è questo il giorno. Perché io, mentre andiamo via, gli chiedo: ma cosa cazzo è successo? È morta la stronza? Non mi ricordo un cazzo. Io guardo il raga e lascio a lui la parola. Una vittoria gloriosa, cosa, una bella vittoria. Ho fatto un po' così. Sei stato immenso, capo. Sei stato immenso. Il bene, migliore. Bene. Basta, soprattutto l'hai killata tu. Sì, ma infatti l'hai finita. Perché certo, tanto non si è visto. Te l'abbiamo lasciata. No, tu non l'hai visto. Esatto. No, appunto, dico, tanto non si è visto, quello non ci ha aiutato manco. In effetti se ne è accorto. No, tu, io mi sono accorto che qualcuno ha sparato. Tu ti sei accorto che qualcuno ha sparato. Ma non avevo visto che non passava visto qualcuno. Il corvo. Esatto. No. Anzi, appunto, io in realtà, allora, probabilmente prima di curare lui, lo chiedo anche, ma che cazzo, cioè, qualcuno ci ha aiutato dall'esterno? Vabbè. Chissà chi è. Non dico nient'altro. Chissà chi è stato. Molto bene. Ragazzi,
il vostro branco esce ammaccato ma vittorioso dalla sede della Greenswall, mentre le fiamme cominciano a svolgere la struttura. E poi c'è l'esplosione, giusto, mentre noi ci allontaniamo. dai, esplosione alle spalle, che cazzo. Mentre mettete gli occhiali da sole. Ovviamente, io ce li ho già. Tu li hai già, giusto. E vi allontanate mentre i primi piani iniziano a esplodere. E la struttura non salterà in aria, ma è comunque una scena fica. E dopodiché vi allontanate prima che i mezzi tentino, i mezzi dei pompieri, chiaramente dei vigili del fuoco, tentino inutilmente di spegnere le fiamme. L'edificio brucerà, anche perché comunque diciamo che se voi fate le giuste telefonate alle giuste persone, i pompieri lasceranno bruciare, faranno in modo che... Infatti stavo giusto per dire che io mando un messaggio alla mia alfa, alla mia mentore. L'assist del narratore. E l'intero edificio viene consumato dalle fiamme. I giornali parleranno di una tragedia che ha distrutto l'intero consiglio di amministrazione della Greenswall e la CEO. E il sito di scavi della Greenswall... ormai è canone su Greenswall, non riesco nemmeno io a dirla giusta, le Greenswall viene smantellato di lì a pochi giorni, anche perché comunque durante la notte una misteriosa frana ha coperto il sito parzialmente e la cairn della cresta blu si è risparmiata il ritorno di un antico vampiro che aveva giurato di tornare dopo X anni. Signori, questa era la fine, non la fine che mi aspettavo, e dopo per ora mi farete tutte le domande del caso, ma posso dirvi che non è la fine che mi aspettavo di Luna piena sangue freddo. Non è la fine, c'era un'altra puntata. Quindi ora abbiamo 10 minuti, fatemi tutte le domande che dovete farmi, perché so che avete domande da farmi. Come stai? Alla fine di questo video, una volta editato, ci sarà la scritta, fine, puntini puntini e poi punto interrogativo. Esatto. Ok. Sì. Poi sotto no. No, ha firmato corso. Esatto. Cazzo. Dai. Così. Dai. Fatemi, allora, intanto dici come pensavi che sarebbe finito. Allora, esatto. Cosa avevi previsto in quelle solo tre? Che tu pensassi che noi ce l'avessi, l'avremmo conclusa in tre sedute e questa è la... questa è la settima, però fermi. Ecco. Tutta la cronaca è cambiata quando avete arbitrariamente deciso di massacrare umani e lasciare testimoni. Quello ha cambiato l'intero corso della cronaca, perché... fare questo ha lasciato una prova della vostra coinvolgimento contro la Greensoil e questo ha detto ok, il Weaver si è domandato perché sono andati contro la Greensoil, perché, e questo ha creato il punto di contatto fra la CEO e la Weaver. Avete creato voi il cattivone, perché nella mia testa la storia era: scoprivate che c'era questo antico, andavate ad ammazzare lei, se non riuscivate ad ammazzarla perché scappava dovevate andare la notte in cui si risvegliava, oppure fare come ha fatto Cogwheel e fare in modo che non si risvegli e far fuori lei. Il problema è voi che avete fatto un mischione pazzesco. La Weaver ha detto ok, c'è una vampira che ci può aiutare, perché non proporle qualcosa che le può interessare e catturare questi stronzi, così ci diranno dov'è il Cairn, perché se ci fate caso il primo drone che ha atterrato da Bullcross se lo voleva portare via. Perché in caso vi avessero messo tutti i KO, vi portavano via, vi torturavano per sapere dove era il Cairn. Perché ovviamente la guerra è parte di fondo. È guerra. La parte di fondo, voi siete riusciti a renderla parte centrale della cronaca. Voi dovevate occuparvi di una cosa marginale. Avete detto, ma fai bene a dire voi, perché è colpa di tutti noi. È colpa di voi due. Ovvio. È colpa di voi due scellerati. Branco è una persona sola. Il branco è uno. Ed è forte. È uno. Esatto. Quindi... negli errori e nelle vittorie. No, ragazzi, ho vinto io, ma tutti voi. Qui c'è tantissimo il meme di Il pianeta delle scimmie,
chimie insieme forti e spezza. Sì, esatto. No, allora, io devo dire che la storia finale è molto più interessante di quella che avevo in mente io. Quella che avevo in mente io era tre puntate per spiegare velocemente come funzionava il gioco. Sono molto contento che si sia creato questa divergenza, questa deviazione dalla rotta principale, perché comunque mi ha permesso di esplorare di più i vostri personaggi. A livello logistico è stato un casino, ma ci siamo riusciti comunque sulla bellezza di... Quanto tempo ci avevo messo a registrarla? Credo che avremmo cominciato prima di Natale. Mesi. Mesi ci abbiamo messo. Cioè, per carità... Due minimo, probabilmente di più. Secondo me di più. Tre anche. Meno tre. Sì. Quindi... A livello logistico è stata un po' una cosa difficile, perché mettere d'accordo quattro persone per incontrarsi è difficile nella vita reale, è difficile al tavolo, è anche difficile al computer. Ma sono molto contento, perché comunque ho detto, quando ho detto che cazzo stanno facendo, stanno triturando le persone nella cippatrice, ho detto come posso trasformare questa cosa in qualcosa di interessante. Ho detto, ok, una cosa del genere ha una eco abbastanza importante. La Weaver è pronta lì a vedere se può trovare qualcuno che la aiuti. I vampiri hanno detto, che cazzo sei tu? Vieni qua. Quando ho letto che ci sono dei droni vampiro, sono rari ma ci sono, ed è per quello che lei vi ha detto, io pensavo che il vero potere fosse sotto, fosse sotto la montagna, e invece... Eccomi qua. E invece, ecco, invece. Esistono dei droni vampiro. Sì, ha senso? Sono estremamente rari. Kawabanga. E noi siamo così sculati che ne abbiamo beccato uno. Cioè, regà, ma creato. Chi come noi? Avete chi? Creato uno. Abbiamo creato. Avete creato. Ma le chi condizioni? Ci ferma più? Però tecnicamente così abbiamo danneggiato sia il Weaver che il Wyrm. Se no, io ho fatto due piccioni in una fava. Gloria. Era tutto. Era tutto. Voluto di attirare il Weaver, perché a me non ci basta il Wyrm, ci vogliamo anche ammazzare il Weaver. Giusto, e qui, perché noi comunque, io poi di mio il Weaver proprio è peggio del Wyrm. Infatti è bellissimo per questo, ragazzi. E poi avete ci sono gli anziani in questo momento che stanno intagliando delle statue in legno appositamente da mettere al centro della caverna con le nostre fattezze. Voodoo per mettere il fuoco e ucciderci. Siete voi i nuovi anziani. Esatto. No, scherzo. Esatto. Cioè, il bello è che siete riusciti a rendere personaggi come Fenneg, che è Fenneg, non mi ricordo come l'avevo deciso che si pronunciasse, ma il Korax okay. Deve essere solo un rompicoglioni che quando andavate al Cairn per dire abbiamo bisogno di una mano a battere il vampiro, il Cairn vi rispondeva raga abbiamo altri cazzi, no. E lui vi rideva in faccia, ok? E invece l'avete coinvolto in prima persona al punto che vi ha stillato. Ma noi non volevamo che coinvolgerlo. Avete deciso voi di coinvolgerlo. Lui era un agente, non è vero. Sì, avete deciso voi di coinvolgerlo mettendo in mezzo con le nostre azioni. Le vostre azioni avete fatto sì che lui, che era la spia contro il Weaver, venisse coinvolto. Ok, così almeno fa qualcosa. Certo, l'ha fatto. Serve anche a l'ha fatto sotto il mio comando di branco, quindi era tutto certo, voluto. Certo, tutto voluto, tutto voluto. Era previsto, era canon e previsto il suicidio del vecchio? Non era canon nel senso che poteva essere prevenuto. E dipendeva tutto poteva da come lo si evitato. Prendeva. Sì, poteva essere evitato, dipende tutto da come lo si prendeva. Però ovvio che Double Cross cioè non ha investigato più di tanto. Quando ha scoperto la novità ha detto ok, ciao vecchio. Cioè, se invece gli correvate dietro magari potevate evitare che prendesse una corda e la facesse finita. Però secondo me è stato molto bello, molto intenso come cosa, nel senso cioè, era una delle possibilità, perché comunque veniva messo davanti al fatto che oh cazzo, ho ingannato la mia loggia per tantissimo tempo e adesso non voglio affrontare le conseguenze, perché sarebbe proprio il disonore più totale. No. E lui ha detto ok, me ne vado alla mia condizione. Certo. È stato molto più drammatico, certo. Molto più interessante come finale. Certo, mi spiace, però secondo me ha avuto comunque una cosa narrativa molto più bella. Quindi, bene.
Senso meglio così. No, bene, ti ripeto, non per motivo... Viva cioè, le impiccagioni. Allora, non è che io dico bello ammazzare i vecchi, no, ho detto semplicemente... Attenzione, bello che i vecchi si ammazzino. Si ammazzino. Poi ha dato la colpa comunque a Double Cross. Comunque, certo, narrativamente dubbio... è molto affascinante questa conclusione drammatica, triste, quindi bello. Insomma, è una cosa bello in quel senso. Ok. Niente. Vai, prossimo. Domanda. Sì. Come sarebbe andata se si fosse svegliato l'anzianotto? Prima cosa che faceva? Quanto ci faceva il... No, allora, era sicuramente difficile perché lui non è un personaggio canon, ma è l'infante di un personaggio canon, che è un vampiro che viveva nelle Americhe, proprio ai tempi degli Aztechi. Okay. E era anche lui in qualche modo il sire di questo qua, collegato con i lupini, con i garù, quindi in ogni caso c'era comunque quel fil rouge che collegava tutto. Ce la facevate benissimo a farlo fuori, ovvio che c'era il rischio che vi facesse molto male, perché comunque era Gangrel, quindi robustezza a pallino, era incazzato nero ed era un Matusalemme, quindi comunque ne aveva per farvi il bucio. Questa forse anche peggio secondo... della signorina. Sì, no, la signorina era peggio. La signorina, a proposito, cos'era? La signorina aveva 13... Aspetta, secondo me io voto per Toriador. Secondo me era Toriador. No, chi era vota? Io dire, avrei non detto Ventru. Non dirlo, tu hai detto Ventru e tu? Tremere? Nope. La signorina era una Ventru. Mentre quello che avete fatto fuori per primo era un Tremere. Quello che pensavo era un Tremere legato con il sangue migliaia di volte, quindi lui faceva tutto quello che lei voleva ed è per questo che lei lasciava in giro i cazzi suoi, perché tanto lui era vincolato a non guardare niente di quello che era suo, quindi lei proprio se ne sbatteva il cazzo. Quando avete attaccato in modo plateale e lei ha scoperto che sapevate dell'incontro, non si sarebbe mai presentata. Ma il Weaver è andato lì, gli fa bussato alla porta e gli fa: senti te, ma che vuoi da cena a mano? E ne dici io e te un po' di Schweppes. Un po' di Schweppes, esatto, un po' di Weaver insieme. Dimmi. Ma quindi però, tu ci hai fatto però capire che prima del fattaccio, del mio fattaccio, diciamo, ormai prendo responsabilità, loro già sospettavano che ci sono i lupi mannari che ci vanno attaccare, perché hanno difeso tutta la base con quell'erba. Il Tremere, se non l'aveste fatto fuori, avrebbe dimostrato di essere stato un grande paranoide. Aveva il terrore di stare lì, era costretto a stare lì per il legame di sangue, perché doveva lavorare e studiare la terra per conto di Katrin, ma lui ha cercato di usare tutte le conoscenze che aveva, tipo l'aconito, il fatto che la sua guardia del corpo andava in giro con l'argento, ma era solo perché era una paranoia sua. Quindi non aveva nessuna informazione riguardo la nostra esistenza, presenza. No, non avevano la certezza, hanno le conoscenze base che possono avere i vampiri, ovvero fuori dalla città è pericoloso perché ci sono questi che girano, e lui si è voluto proteggere con l'aconito e girando con questo qua con la pistola. Ovvio che lui ti ha attaccato Cogwheel così di botto, perché non immaginava che fosse un licantropo, capo primo, e capo secondo lo stava vedendo nutrirsi e quindi era infervorato in quel momento. Vai, dimmi. Quindi anche scusami, era per... ok, vai. Due domande. Sì. Quindi era potenzialmente possibile avere un approccio pacifico con quello lì? Se lo fermavate e non lo facevate cadere in frenesia, il problema è che diciamo che lui è riuscito a nutrirsi del tuo sangue prima che lo fermaste, e nutrirsi del suo sangue, del tuo sangue l'ha fatto andare subito in frenesia, cioè paradossalmente se gli foste andati dietro e l'aveste fermato, lui sarebbe stato meno incline ad andare in frenesia, per dire. E seconda domanda, Odala. Da dove l'hai tirato fuori? L'ho inventato. Te lo sei inventato così? Ah, ok, no, magari avevi pescato qualche leggenda indiana, qualche... No, allora, Odala, se non sbaglio, sono andato a vedere che è un nome indiano, dovrebbe voler dire la montagna, o comunque proprio il concetto stesso di montagna. Però, come si è rappresentato, come parla, come si esprime, tutti gli accordi li ho scritti io. Okay. E in realtà, poi...
se foste un attimo andati a chiedere un po' di più in giro, magari a Di Pruz, se non si fosse ammazzato tutta questa roba qua, vi avrebbe detto anche che Odala era quello che in realtà avrebbe voluto lui essere il patrono della Sept, ma c'era già Amagunida. E era per quello che non era lui il patrono, capito? Poi il fatto che ci fosse questo, che aveva avuto la ferita, eccetera, e che aveva bisogno che qualcuno coprisse la ferita, ha detto: vabbè, mi accontento di questo, gli faccio un favore in cambio di mi coprite la ferita e io vi tengo dentro questo qua e non ne parliamo più. E voi vi tenete il vostro patrono, io me ne sto per i cazzi mia. Però vedi, quindi questa sessione potrebbe durare ancora un po'. Potrebbe, ma ora no. Tutta troca... abbiamo indagato troppo poco, amici miei. Dovevamo che e voi avete il potere di mettere commenti sotto questi video per votare, diciamo, scrivete altre puntate. Un commento se volete che questo mondo continui. Fatelo. Cioè, magari esatto. Si può pensare di scrivere qualche altro. Due commenti valgono come 4, come 10. Sì, come 10, esatto. Due commenti valgono 4. Un like uguale un amen. No. Esatto. Ah, e visto che ve lo chiedevate, le tavolette non servivano a niente, cioè nel senso non avevano nessun effetto. Lo sospettavo. Erano semplicemente un raccogliere info sulla storia di Dustu. Vabbè, ma non la stiamo vedendo dal punto di vista giusto. Erano fatte d'oro, si fondevano e facevamo una donazione per un qualche gruppo ambientalista. Oppure sparavate al Korax. È vero, perché i Korax sono deboli, andava pezzi di merda. Andava a fuso l'oro, gli facevamo una corona direttamente versandogli l'oro fuso in testa al Korax. Che ragazzi, che città. Che bello. Bene, dai ragazzi, io sono molto contento. La storia si è evoluta in modi inaspettati per me, ma molto piacevoli, devo dire. La logistica purtroppo è una rottura di coglioni, e quello mi dispiace se è sembrato che io non volessi andare avanti. Il problema è proprio che manca il tempo materiale per queste cose belle che ci piacciono. E se non avete altre domande, io saluterei perché siamo già a mezzanotte passata e ringrazierei voi prima di tutto che avete giocato, avete creato questi personaggi, li avete portati in vita e avete reso la storia che doveva essere un excursus rapido in alcune regole in una vera e propria campagna, e va benissimo così. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, che ci hanno guardato questi video, spero che si siano divertiti, che ci lasciano un commento e che provino questo gioco veramente veramente fico e bello. Se volete lasciare anche voi un saluto a tutti quelli che ci hanno guardato e poi salutiamo. Salutiamo? Sì. Salutiamo? Io saluto mamma, papà e tutti quelli che mi conoscono. Esatto. No, seriamente, grazie a chiunque ci ha guardato. E... sì, c'hai ragione, seriamente no, basta, smetto. Sto zitto. Troppo serio. Io seriamente saluterei la mamma e il papà di Ross e tutti quelli che lo seguono. E basta, lascio la parola a Orso, seriamente. Seriamente, no, ho già salutato troppo i parenti, i conoscenti di Ross, diciamo, quindi basta anche così. E comunque seriamente ringrazio Luca che ci ha sopportato e supportato, ma molto sopportato. No, sopportato. Più sopportato. Più sopportato. Esatto. E vabbè, ogni tanto ci ha sopportato perché comunque colpa nostra e merito nostro che merito nostro, anche perché comunque l'abbiamo dovuta stringere perché Luca voleva andare avanti almeno per altre due tre, se lo diceva lui dice all'inizio di questa storia da durare almeno 15 sessioni, esatto. E noi no, ti prego, basta, non ne possiamo più, mia moglie non sa più che faccio, libera, esatto. No, lasciaci andare, esattamente, ma lasciaci andare. Quindi sono molto contento di aver partecipato a questo progetto. Quindi seconda stagione, poi vediamo. Devo chiedere al mio agente comunque queste cose. Sì, giusto. E quindi buonanotte. E buone botte. Buone botte. E buone botte. E buone botte. Un sacco di botte. Grazie. Mi raccomando, 3B.
Ciao a tutti, ragazzi. Buonanotte. Ciao, bella gente. Buonanotte. Ciao. Corlan.